Chiediamo cortesemente ai gentili ospiti di prendere posto. Tra pochissimi istanti inizierà la conferenza. Grazie. Chiediamo ancora cortesemente davvero ai gentili ospiti di prendere posto, signori, grazie per la collaborazione, perché davvero pochissimi istanti e potrà iniziare questa sesta conferenza nazionale sulle dipendenze qui nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Grazie per la collaborazione, signori, prendiamo posto. Signori, davvero cortesemente, possiamo prendere posto? Davvero pochissimi istanti, possiamo dare il via a questa due giorni qui a Palazzo Ducale di Genova con la sesta conferenza nazionale sulle dipendenze oltre le fragilità. Grazie. Ci siamo, signori, grazie. Cortesemente prendiamo posto, molto gentili, grazie per la collaborazione.
L'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siam pronti alla morte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siam pronti alla morte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamo. È stato eseguito il canto degli italiani da parte del maestro Giorgio Misteri, che ringraziamo per la sua presenza. Grazie maestro. Prende la parola adesso il ministro per le politiche giovanili, onorevole Fabiana Dadone. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa sesta conferenza nazionale sulle dipendenze che abbiamo voluto denominare Oltre le fragilità. Saluto e ringrazio l'illustre rappresentante della Corte Costituzionale, gli onorevoli membri di governo che sono qui presenti, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente della Regione Liguria, il Sindaco di Genova, l'Arcivescovo di Genova, tutte le autorità civili e militari presenti, i rappresentanti delle associazioni, delle comunità, della società civile e del privato sociale. Saluto e ringrazio anche gli ospiti internazionali che ci onorano della loro presenza e tutti coloro che a vario titolo partecipano ai lavori in presenza ed in collegamento. Ho l'onore di dare lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ci ha voluto rivolgere. Il fenomeno delle dipendenze ha spesso radici profonde, legate a disagi che possono riguardare ciascuna persona e che la società fatica a cogliere per tempo. Comprendere tale realtà rappresenta un punto di partenza fondamentale per intervenire con la determinazione e la capacità necessarie nei vari ambiti. Il vasto programma dei lavori della Conferenza nazionale è indicativo della dimensione del problema, che viene affrontato non già come episodio circoscritto e poco esplorato, ma in tutta la sua complessità. Le sessioni della Conferenza sono infatti dedicate a diversi aspetti e alle molteplici possibili manifestazioni della dipendenza. Esse mettono in luce, pur nella drammaticità delle tematiche affrontate, il grande impegno e la consapevolezza di quanti operano ad ogni livello nei settori e nelle istituzioni di riferimento. Sono certo che queste giornate, grazie all'efficace articolazione dei lavori e ai momenti di dibattito, potranno consentire, grazie alla competenza di quanti vi partecipano, a condurre un importante cambiamento, scambio di informazioni, esperienze, contribuire così ad individuare strategie utili ad arginare e combattere con le conoscenze e gli strumenti più idonei tale preoccupante problema. È con questo auspicio che formulo a tutti i partecipanti, ai relatori e agli organizzatori della sesta Conferenza nazionale sulle dipendenze e i miei migliori auguri di buon lavoro per una proficua e approfondita discussione. Ringrazio a nome di tutti il Capo dello Stato per le
parole di saggezza, ma anche di incoraggiamento e di monito che ci ha voluto rivolgere. Sentiamo la sua forza e la sua ideale vicinanza in questo momento. Auspico fortemente che i valori e i principi cui ha così intensamente richiamato possano improntare tutti i lavori di questa conferenza, ma soprattutto le attività concrete che seguiranno. Ora ho il piacere di condividere con voi anche il videomessaggio del Presidente della Camera, l'Onorevole Roberto Fico. Buongiorno a tutti e a tutte. Vi ringrazio per avermi invitato a partecipare alla sesta conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Un'occasione attesa a 12 anni dall'ultima edizione per condurre un'articolata riflessione su un fenomeno che riguarda milioni di persone nel nostro Paese. Negli ultimi mesi il Governo e segnatamente la Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, ha svolto un serio e partecipato lavoro di approfondimento sul tema delle dipendenze, coinvolgendo soggetti molto diversi fra loro. Altrettanto significativa è la relazione annuale sulle tossicodipendenze, che lancia l'allarme sulla diffusione di nuove droghe fra gli adolescenti. La pandemia non ha bloccato le attività della criminalità organizzata, che si è rapidamente riadattata a nuove modalità di gestione di un mercato illegale che rappresenta una delle sue maggiori fonti di introiti. Un mercato da 16,2 miliardi di euro. La relazione ci racconta anche di un ampliamento nella nostra società delle aree di disagio, conseguente alla pandemia, con un particolare ricaduta sui soggetti affetti da dipendenze da sostanze. Proprio quello del disagio è un tema centrale, riguarda milioni di persone di ogni età. È fondamentale ricordare che abbiamo davanti a noi delle persone e che dobbiamo prenderci cura di loro con tutti gli strumenti disponibili. La lotta contro le dipendenze va fatta senza etichette ideologiche, che possono andar bene per gli slogan, ma non per risolvere i problemi. Prenderci cura delle persone significa anche adottare un linguaggio misurato, corretto, rispettoso. Ciò vale per la politica come per i media, vale per tutti. Lo Stato e la buona politica devono essere un presidio proprio laddove i diritti delle persone sono più fortemente a rischio, lì dove ci sono le maggiori fragilità. Occorre dunque fare rete su questo tema grazie a iniziative come quelle di oggi, che possono alimentare il dibattito e sollecitare il Parlamento a tradurre le ragioni di un confronto anche acceso, ma pur sempre costruttivo, in una sintesi che ambisca ad un interesse generale più alto e nobile, quello di una società più giusta, più moderna, più solidale. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Ringrazio anche il Presidente della Camera per la sua personale importante testimonianza e per l'attenzione che il Parlamento rivolge a questa conferenza, un'attenzione che è confermata anche dai molti parlamentari, senatori e deputati che sono presenti oggi qui a Palazzo Ducale e ai quali va il mio caloroso e riconoscente benvenuto. A tutti voi porto il saluto del Presidente del Consiglio Mario Draghi. La straordinarietà di questa platea, che è tanto ampia, qualificata ma anche rappresentativa, restituisce meglio di ogni altra cosa il senso di quanto questa conferenza fosse attesa. Una conferenza che certo non inizia oggi, è già stato ricordato, ma con un lavoro accurato, partecipato, trasparente dei tavoli preparatori. E mi sento anche di dire che è un lavoro che non finirà domani. Io confido in un dibattito che sia ricco, che sia vivace, abbiamo cercato di impostarlo su più dimensioni con un'attenzione di tipo sistemico per riuscire a catturare la cifra complessiva dei fatti, dei bisogni, facendo ricorso a tutti i possibili canali e registri, da quelli tecnici, scientifici e digitali a quelli comunicativi e culturali. Il tutto con l'attenzione verso i giovani e con il coraggio della responsabilità e della concretezza delle azioni. Dichiaro quindi formalmente aperta la sesta conferenza nazionale sulle dipendenze. Grazie. Prende ora la parola il Presidente Angelo Buscema, giudice della Corte Costituzionale.
Rivolgo a tutti voi il più cordiale saluto anche a nome del Presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio. Desidero innanzitutto esprimere il mio apprezzamento per questa iniziativa e il mio ringraziamento ai promotori. I problemi che verranno affrontati in questa conferenza sono molto delicati. La tossicodipendenza, in particolare, rappresenta un importante fattore di rischio non solo per i singoli soggetti dipendenti a sostanze stupefacenti, ma anche per la salute pubblica. E ha un forte impatto sociosanitario, conseguenze dirette e indirette sull'ordine pubblico e sulla spesa sanitaria. Lo stesso termine stupefacente, impiegato per indicare le droghe, sta a significare che queste sostanze sono capaci di creare stati di stupore, di stordimento, di alterazione della percezione della realtà. Ma questa capacità di determinare artificiosi e falsi stati di benessere provoca dipendenza e assuefazione, abitudine ad assumere la sostanza in quantità sempre maggiore e difficoltà a smetterne l'uso. Il che produce conseguenze deleterie sul piano psichico che possono arrivare a modificare la personalità di chi le assume, producendo effetti fisici gravissimi e a volte mortali. Vi è un acceso dibattito in ordine alle contrapposte tesi della liberalizzazione, legalizzazione e proibizionismo. Ma al di là di quanto sarà deciso dal legislatore, occorre che lo Stato intervenga secondo scelte socialmente condivisibili. Ciò è necessario in particolar modo nei confronti delle generazioni più giovani che vivono in una società in cui si fa largo uso di droghe, non solo di droghe illegali, ma anche di droghe cosiddette legali, quali alcol, tabacco e medicinali. È universalmente noto che i giovani sono propensi a fare nuove esperienze, a testare i loro limiti. La propensione a trovare droghe illegali può rappresentare una sfida. Il soddisfacimento di una banale curiosità o del semplice desiderio di sperimentare può essere manifestazione di spirito di ribellione o di imitazione, ma l'uso di droghe può anche essere sintomo di una situazione di malessere fisico o sociale, può derivare da mancanza di autostima e sicurezza in se stessi, può scaturire da uno stato di depressione. Gli adolescenti sono i più vulnerabili agli effetti provocati dall'uso delle sostanze stupefacenti e corrono il forte rischio di sviluppare conseguenze a lungo termine, come disturbi di salute mentale, scarsi risultati scolastici e disturbi di vario genere. Questo senza contare l'esposizione al rischio di dipendenza che potrebbe influenzare in modo negativo la futura vita sociale del soggetto nei comportamenti, nel modo di pensare, nelle relazioni con le altre persone. Spesso le famiglie non sono preparate ad affrontare il problema e aiutare i propri figli. Così sono le istituzioni a dover predisporre tutte le azioni necessarie a prevenire questo cancro della società moderna, ad evitare che si creino dipendenze e che il consumatore diventi a sua volta spacciatore. A tal fine è indispensabile implementare le attività di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e sui danni derivanti dalle patologie correlate allo stato di tossicodipendenza, ed è necessario farlo molto presto. Occorre una rete di protezione intorno ai ragazzi, o più reti di protezione, con il coinvolgimento della scuola, degli insegnanti, portando esempi da portare da parte di coloro che sono caduti nel vortice drammatico della dipendenza e che per uscirne hanno dovuto combattere anche contro se stessi. È necessario assicurare la cura e l'inserimento sociale dei giovani dipendenti da tali sostanze, con programmi terapeutici e socio-riabilitativi specifici e calibrati sulla singola persona, pur nel rispetto della libertà di scelta e sottoporsi al trattamento. Il problema della tossicodipendenza rientra senza ombra di dubbio nell'ambito della tutela della salute ed è considerata dal legislatore una malattia sociale. Curarla non è solo interesse del singolo, ma anche della collettività. La nostra Carta Costituzionale non si occupa direttamente delle tossicomanie, contiene tuttavia una serie di disposizioni a tutela dei diritti della persona che si applicano anche a chi fa uso di sostanze stupefacenti. L'articolo 32, primo comma della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. Tra tutti i diritti garantiti dalla Costituzione, il diritto alla salute è l'unico a essere qualificato come fondamentale. E oltre a essere un diritto dell'individuo, il diritto alla salute è tutelato in quanto interesse della collettività. Nella giurisprudenza costituzionale tale diritto è considerato tra i diritti inviolabili dell'uomo,
riconosciuto dall'articolo 2 della Costituzione, il quale stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle relazioni sociali e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ne consegue che a carico dei poteri pubblici vi è non solo il dovere di astenersi da condotte lesive, ma anche l'obbligo positivo di assicurarsi la tutela della salute. È doveroso quindi assicurare non solo le cure farmacologiche, le terapie di disintossicazione, gli esami diagnostici per individuare le patologie correlate, ma anche il sostegno psicologico, al fine di aiutare il tossicodipendente bloccato in una situazione di malessere a superare il disagio e affrontare i problemi nel miglior modo possibile. E da interessanti convegni come quello che ci vede oggi a Genova possono nascere spunti di riflessione e proposte che siano in grado di supportare e aiutare i nostri ragazzi più fragili, ragazzi che non possiamo lasciare soli. Buon lavoro. Prende ora la parola Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Buongiorno a tutti, grazie Ministro di aver scelto Genova e la Liguria per questo importante appuntamento che il Paese aspettava da giorni, grazie ai Ministri qua presenti e a tutte le altre autorità, troppe per citarle ad una. Sono contento e orgoglioso che abbiate scelto il nostro capoluogo e la nostra Regione per questo evento. Una città, Genova, se è possibile, se mi è consentito il paragone, una comunità che è diventata un po' simbolo negli scorsi anni di quella resilienza, di quella capacità di rialzarsi da brutte avventure. Nel nostro caso fu la tragedia del Ponte Morandi, che qualche ministro qua ricorda, ahimè, bene, perché l'ha vissuta insieme a noi. La capacità di rialzarsi da una tragedia collettiva della vita deve essere la capacità di rialzarsi anche da molte avventure individuali della vita. E sono contento per chi, anche qua non lo devo raccontare a un governo che lo sta affrontando, che questa iniziativa avvenga mentre il Covid molla un po' la presa, grazie ovviamente a una campagna vaccinale imponente che ci ha in qualche modo aiutato anche in questa quarta ondata, ma che non occorre mai scordarlo, ha chiamato il nostro sistema sanitario e tutte le istituzioni a concentrarsi su una battaglia che è stata quella di sconfiggere il Covid, che ha in qualche modo talvolta, ahimè, lasciato indietro qualche altro pezzo di società che ha bisogno del nostro aiuto. E ancora l'ultimo paragone che mi è caro farvi è che se il Covid ci ha insegnato che questa battaglia si vince tutti insieme, che non è solo una sfida individuale delle singole persone, è una battaglia di sistema, la capacità di vaccinarci tutti insieme, di rispettare le regole tutti insieme, un sistema sanitario, una collaborazione tra livelli di governo, è una sfida collettiva e di comunità quella a sconfiggere la malattia, e lo stesso vale per le dipendenze, non può essere lasciata ad una sfida individuale del singolo individuo, ma deve essere una sfida collettiva a cui le istituzioni sanno dare delle risposte, perché il diritto di scelta, il diritto di scegliere la propria vita non sia solamente una libertà dei più forti all'interno della nostra società, ma sia anche una libertà dei più fragili che possono essere da eventi come questi aiutati a fare la scelta giusta. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Prende ora la parola Marco Bucci, sindaco di Genova. A nome mio personale, ma soprattutto a nome della città di Genova, do il benvenuto a tutti voi, saluto i ministri, saluto le autorità civili, militari e religiose, saluto tutti i presenti. È un onore per noi che voi siete qui oggi. Ringrazio
la ministra Dadone per aver scelto Genova. Per me e per noi a Genova è una cosa molto importante e sono convinto che saranno due giornate assolutamente piene di lavoro e con dei grandi risultati. Vedete, oltre alla fragilità vuol dire che dobbiamo guardare alla fotografia di oggi, conoscere bene tutto quello che succede, ma soprattutto proiettarci per il futuro, cercare di vedere quello che dobbiamo fare tutti assieme per risolvere i problemi. Genova è sempre stata una città accogliente, lo è sempre stata nella storia, abbiamo più di 1000 anni di storia di un porto che ospitava tutti, come è naturale per un porto. Però già nel 1200 a Genova, quando le navi dovevano stare dentro il porto, perché c'era mare grosso, non c'era il vento adatto per poter andare fuori, bene, quando erano senza mangiare a bordo, c'erano già i servizi della città che portavano da mangiare a bordo delle navi per gli equipaggi che non avevano più un mezzo di sussistenza. A Genova è stato fatto il primo albergo dei poveri di tutta Italia e a Genova è stato fatto il Massuero più di 120 anni fa, che è un albergo che ospita i senza dimora e così via. Siamo una città accogliente per definizione, per storia, per tradizione e vogliamo continuare a esserlo. È bello che oggi in questa città ci sia questa conferenza nazionale che parla delle fragilità e di quello che dobbiamo fare per risolvere. Vogliamo essere una nuova società accogliente dove i diritti e i doveri di tutti vengano rispettati. Bene, siamo in un periodo in cui lavoriamo per il nostro futuro. Siamo nel periodo in cui io penso abbiamo il piano Marshall 2.0, ovvero sia quello che i nostri genitori hanno fatto negli anni 50. Noi abbiamo un'occasione per ridisegnare non solo l'infrastruttura, ma soprattutto la nostra società e quello che facciamo per quelli che stanno attorno a noi. Bene, approfittiamo di questa occasione. Lavoriamo tutti assieme, rimbocchiamoci le maniche. Genova, come ha detto il Presidente Toti, negli ultimi anni ha dimostrato cosa vuol dire rimboccarsi le maniche tutti assieme per un bene comune, per un obiettivo comune. Questa è un'occasione per rimboccarci tutte le maniche e io sono convinto che lo faremo tutti in questi due giorni, tutti quanti collaboreremo assieme, ci rimboccheremo le maniche e otterremo un ottimo risultato. Sono certo di questo perché noi vogliamo una società migliore e lo facciamo per una società migliore non solo per noi ma per le future generazioni. Buon lavoro a tutti. Prende adesso la parola Sua Eccellenza Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova. Buongiorno a tutti. Porto il saluto della Chiesa di Genova e del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Bassetti, alle autorità e a tutti i presenti, senza dimenticare chi ha lavorato per rendere possibile questo momento. Vi ringrazio per l'invito e vi auguro di lavorare al meglio, tenendo saldo l'orizzonte del bene comune e della persona, prima di tutto. Cosa c'entra un vescovo qui oggi? Potrebbe chiedersi qualcuno. Le dipendenze sono un grande tema, certo non solo italiano, che compromette la crescita, la maturazione, la piena realizzazione e la felicità di moltissimi ragazzi, giovani e adulti. Nel Vangelo Gesù dice della sua missione tra gli uomini: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E ancora, per non perdere neanche uno di quelli che il Padre mi ha dato. Ecco allora che nel nostro essere fratelli tutti, sorelle tutte, siamo sempre chiamati a partire dai più fragili, perché anche noi lo siamo. Ama il tuo prossimo perché egli è come te, dice il testo originario. La vita ci rivela tutti fragili e la pandemia ci ha mostrato che nessuno può considerarsi al sicuro arrivato. Vorrei pormi in ascolto di quanto si rilegge e si prospetta oggi su queste tematiche, anche in nome di tutte quelle esperienze di prossimità alle dipendenze che per varie ragioni qui non potranno avere voce. Credo fortemente che insieme agli studi e alle analisi sia sempre il terreno esperienziale,
il punto di vista più basso, quello dal quale elaborare strategie e progetti. Infatti i dati e i processi osservati e riletti nel tempo mostrano spesso che nessuno ha una ricetta valida sempre e dovunque e che certe ricette non solo non migliorano ma peggiorano una situazione, non guadagnano alla vita ma abbandonano, non riaprono una porta ma scavano più profondo il fossato. Da pastore e da cittadino mi porto dentro alcune domande. Siamo qui in ritardo di parecchi anni, nonostante una legge che prevede questa conferenza ogni 3 anni. Guardiamoci negli occhi senza paura e senza polemiche. Che cammino vogliamo fare per il futuro della nostra gente? E mi domando anche come cambiano le dipendenze rispetto alla narrazione mediatica e ai luoghi comuni? La droga, ma anche l'azzardo, l'alcol, lo smartphone, i consumi compulsivi. Il nostro prete da marciapiede, come amava definirsi Don Andrea Gallo, diceva spesso che la dipendenza di sostanze, quali esse siano, è a nostro avviso un fatto strutturale e costitutivo della nostra cultura e della nostra società, così come il loro abuso, così come la costruzione della devianza che su alcune di queste sostanze si è realizzata. Condannando alla clandestinità, diceva ancora Don Gallo, i consumatori dipendenti li si sospinge, soprattutto i più poveri, verso pratiche ad alto rischio di vita. Ancora mi interpella la riflessione sul carcere e il suo impatto su chi vive le dipendenze. Cosa dicono i nostri studi sull'efficacia di questo strumento? Il sovraffollamento in buona parte dovuto a questo genere di reati sta realmente producendo una presa in carico e percorsi di reinserimento adeguati? E al contempo, come stanno oggi i servizi pubblici e le comunità che si prendono cura delle persone tossicodipendenti con percorsi strutturati? Molti si dicono stremate da anni di disinvestimenti. La droga entra velocemente nella cronaca. La droga entra velocemente nella cronaca del telegiornale, ma le persone che la vivono e chi se ne fa carico invece no. E quando magari per facile consenso dall'alto si è dichiarato guerra ad un fenomeno sociale così complesso, si è finiti per combatterne le vittime stesse, le persone. Chiediamoci oggi a chi giova? Infine vorrei fare appello perché tutte le componenti sociali ed ecclesiali si sentano riguardate da questa conferenza nazionale. I tabù non servono più a nessuno. Freire diceva: nessuno si libera da solo, nessuno libera un altro, ci si libera tutti insieme. Affrontare con decisione e strategia le dipendenze significa collaborare con tutte le forze sociali ed esigere il coinvolgimento degli enti locali e delle altre agenzie educative, famiglia, scuola, chiesa, sport. Significa, diceva Don Gallo, con una partecipazione democratica sviluppare politiche giovanili e promuovere spazi di socializzazione per i ragazzi delle periferie, dei centri storici e delle città. Dopo tanti anni possiamo, credo, convenire che la coercizione terapeutica non può essere una soluzione, come anche la riduzione del danno fine a se stessa come normalizzazione del consumo. Punire o lasciare a se stesso. Punire o lasciare a se stesso il fenomeno sono due facce della stessa medaglia, quella della rinuncia a farsi carico di persone nella loro marginalità, fragilità nella loro potenzialità e talenti. Occorre invece un approccio che cerca di farsi vicino sulla strada a chi sta male,
anche quando non è ancora in grado di sviluppare una domanda chiara di cambiamento. Invece di fare terra bruciata, aiutare le persone a fare piccoli cambiamenti secondo una scala di obiettivi graduali, primo fra tutti vivere, ovvero non morire. Il cristiano è colui che ha un amore così grande per l'umano da accogliere e accompagnare la fragilità anche quando è ancora ambivalente, anche se ricade. L'approccio deve essere integrale. Non è più tempo di fare compartimenti stagni o adottare approcci che si sono rivelati fallimentari. Come ci insegna Papa Francesco, confrontiamoci e lavoriamo insieme senza ristagnare nelle posizioni assolute, ma dialogando sinceramente e utilizzando il discernimento per trovare vie che superano contrapposizioni sterili, più concrete e più umane nella cura delle fragilità e delle disuguaglianze. Buon lavoro. Dopo oltre 12 anni, una conferenza sulle dipendenze che mette al centro i fatti, le persone, i bisogni. Una piattaforma digitale interattiva, realizzata ad hoc. Decine di eventi trasparenti e partecipati per raccontare e testimoniare la realtà. 7 ministeri coinvolti. Tutte le regioni italiane, oltre alle principali organizzazioni internazionali ed europee, università, enti di ricerca, distinte autorità, ospiti internazionali e egregi colleghi. Sono sinceramente emozionato perché dopo ben 12 anni ho l'onore di poter dare finalmente avvio ai lavori di questa 6ª conferenza nazionale sulle dipendenze, che il ministro Dadone con grande coraggio ha voluto riconvocare per ridare la a voi, operatori del settore, attori principali del sistema delle dipendenze italiano, che siete coinvolti attivamente e in prima linea. Era il 28 novembre del 2000 quando veniva aperta sempre qui a Genova la 3ª conferenza nazionale sulle droghe. Dopo 21 anni la conferenza nazionale torna ad essere ospitata in questa splendida città, nella cornice prestigiosa di Palazzo Ducale. Sono passati molti anni anche dall'ultima conferenza nazionale di Trieste del 2009 e nel corso di questi anni abbiamo potuto registrare numerosi cambiamenti nel mondo delle dipendenze. Ed è proprio rispetto ai cambiamenti legati alle persone che usano droghe, ai loro partner di consumo, tra cui voglio citare il sempre più diffuso poliutilizzo, all'ingresso nel mercato delle nuove sostanze psicoattive e al diffondersi delle dipendenze comportamentali, che occorre intervenire per adeguare la rete dei servizi per le dipendenze e rispondere efficacemente ai fabbisogni della collettività, che ha il diritto di contare su istituzioni attente, disponibili e aggiornate. È con questo spirito che il rinnovato Dipartimento Politica Antidroga ha inteso avviare il percorso che ci ha portato alla 2 giorni in plenaria qui a Genova per celebrare un evento così tanto atteso. Vorrei soffermarmi proprio sul percorso che abbiamo adottato, che abbiamo intrapreso insieme a tutti voi presenti e alle tante persone che ci stanno seguendo anche adesso in diretta streaming. La metodologia utilizzata, i passaggi caratterizzanti, la ricca discussione che ha animato il dibattito avvenuto nel corso dei mesi passati. La 6ª conferenza nazionale non inizia oggi, è cominciata di fatto nel mese di giugno, attraverso una preliminare ma fondamentale attività di consultazione e di ascolto aperta a tutto il mondo delle dipendenze
e ha prodotto non soltanto un'analisi accurata di quelle che sono le criticità e le problematiche riscontrate su questo tema, ma anche input di policy, volti ad evidenziare i possibili spunti, suggerimenti finalizzati ad adeguare la normativa vigente che risale al 1990 e anche alla formulazione di un nuovo piano di azione nazionale. È stato proprio grazie a questo iniziale, ma fondamentale, processo partecipativo e trasparente che ha visto il coinvolgimento di tutti, vorrei sottolinearlo, di tutti i rappresentanti dei nostri numerosi stakeholder di riferimento, che abbiamo individuato 7 tematiche principali, declinate in 45 sottotemi, su cui orientare il percorso della conferenza. Identificato 7 coordinatori, selezionati dal Ministro per la loro specifica competenza e autorevolezza, e 116 esperti. Permettetemi quindi di ringraziare ancora una volta tutti questi esperti che sono in rappresentanza delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali, dei servizi per le dipendenze pubblici e privati, degli ordini professionali, delle università e degli enti di ricerca, che ci hanno permesso di essere qui oggi. Consapevoli dello straordinario sforzo che avremmo dovuto compiere, stante le poche risorse che di cui il Dipartimento dispone, ma allo stesso tempo spronati dalla necessità non più rinviabile di affrontare con serietà un tema a volte ritenuto secondario, forse perché di non semplice trattazione, abbiamo ritenuto utile rivolgerci alla scienza attraverso il coinvolgimento e la collaborazione del Consiglio Nazionale per le Ricerche, nel costruire quindi un progetto della conferenza che fosse strutturato attraverso un metodo innovativo ma efficace. E in questo senso è stata sviluppata una piattaforma innovativa e partecipativa dove tutti i soggetti coinvolti sono stati invitati a segnalare per ogni tema e sottotema le principali criticità e le proposte di miglioramento. E nel mese di settembre abbiamo organizzato 7 riunioni preparatorie con tutti gli esperti, una per ciascun tavolo tecnico. L'obiettivo è stato quello di dare voce a tutti i punti di vista, gestendo la discussione col metodo della ricerca sociale apprezzativa, un metodo estremamente efficace perché consente non soltanto di individuare le criticità, ma soprattutto quello di proporre delle soluzioni. L'esito di questi primi incontri è stata la redazione di 116 relazioni strutturate che sono state presentate pubblicamente dagli esperti in 7 tavoli tecnici interattivi, trasmessi in diretta streaming, nel corso dei quali sono state raccolte centinaia e centinaia di domande da parte del numeroso pubblico registrato. Domande che hanno trovato chiare e puntuali risposte a cura degli esperti nel corso dei lavori. Tutti i lavori sono stati svolti, a causa della pandemia, attraverso una modalità online, ad eccezione di 2 tavoli, il tavolo sulla giustizia penale, misure alternative e prestazioni sanitarie e penitenziarie nell'ambito della dipendenza da sostanze psicoattive, che si è tenuto presso la casa circondariale di Rebibbia, e il tavolo tecnico prodotti di origine vegetale a base di cannabis ad uso medico, svolto presso lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze. Questa è stata una scelta voluta proprio per sottolineare la volontà di una presenza anche fisica rispetto a tematiche che hanno dimostrato avere una particolare rilevanza. La partecipazione ai lavori da parte dei cittadini è stata particolarmente significativa. Abbiamo registrato in media 250 iscritti per tavolo, per complessivi circa 1.700 partecipanti, che hanno seguito tutti i lavori e con presenza da tutto il territorio nazionale. Abbiamo inoltre creato una pagina web, www.conferenzadipendenze.it, dedicata appunto alla conferenza, in cui è possibile in ogni momento rivedere le registrazioni di tutti i tavoli e dei lavori. Il percorso preliminare di questa 6ª conferenza ha avuto anche spazio sui social. Sulla pagina Facebook che abbiamo appositamente creato, sono state registrate più di 53.000 interazioni e circa oltre 2 milioni di persone sono state raggiunte. E sempre sulla pagina Facebook sono stati pubblicati tutti i lavori e trasmessi in diretta streaming i tavoli. Partiremo oggi proprio da questo lavoro multiforme, approfondito, sintetizzato in 7 instant book, documenti che peraltro ci avvieremo a pubblicare nelle prossime ore sui nostri siti.
che costituirà l'anima delle sessioni tematiche, alle quali parteciperanno anche alcuni ospiti che con il loro punto di vista, la loro esperienza, arricchiranno il dibattito. Anche il pubblico presente in sala potrà partecipare attivamente ai lavori. Troverete sul vostro badge di riconoscimento infatti un QR code che vi consentirà di poter formulare delle domande che troveranno risposta nel corso delle sessioni di domani. Al termine di ciascuna sessione tematica, i nostri esperti facilitatori, di cui ci siamo avvalsi, forniranno una sintetica lettura della sessione, avvalendosi di una mappatura operata secondo un modello a matrice mutuato dal modello della pianificazione strategica, che cercherà di organizzare le proposte emerse da ogni tavolo basandosi su due indicatori, che sono la valutazione della priorità in termini di fattibilità e praticabilità sul lungo, medio e breve periodo e il consenso registrato nell'ambito dei tavoli. L'obiettivo dunque sarà duplice. Il primo è quello di proporre eventuali modifiche e adeguamenti alla normativa vigente laddove ritenuto necessario, e il secondo quello di raccogliere spunti per l'adozione del nuovo piano nazionale di azione che il nostro Paese si accinge a fare. Ma il raggio d'azione di questa conferenza non dovrà ridursi all'individuazione, seppur fondamentale, di iniziative prioritarie con le quali intervenire per migliorare il sistema delle dipendenze. Dovrà anche porre le basi per interrogarsi sull'altrettanto complesse dipendenze comportamentali, a cui si è fatto cenno anche nei precedenti interventi delle autorità. E proprio grazie alla recente delega attribuita al Ministro Dadone, infatti, che il Dipartimento promuoverà a breve, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, la prima survey, il primo sondaggio sull'argomento, volto proprio ad un confronto intergenerazionale tra i giovani e i loro genitori. Mi avvio a concludere. Credo che oggi possiamo dire insieme di aver raggiunto un primo fondamentale obiettivo, quello di aver riconvocato finalmente dopo 12 anni questa conferenza nazionale e aver messo nuovamente al centro del dibattito pubblico un tema estremamente complesso che riguarda la difesa delle fragilità umane. Per tale ragione permettetemi quindi di ringraziare davvero il Ministro Dadone e tutto il suo ufficio di gabinetto per averci supportato in questo percorso preparato che ha condotto alla realizzazione di questo evento, che non sarebbe stato possibile senza il supporto del Comune di Genova, e quindi ringrazio in questa occasione il Sindaco Mario Bucci e l'Assessore Barbara Grosso, per averci accompagnato con una straordinaria disponibilità organizzativa e anche per aver dimostrato grande sensibilità al tema, organizzando peraltro alcuni eventi culturali collaterali. Questa conferenza non costituisce, come diceva il Ministro, la conclusione di un percorso, ma rappresenta l'inizio di una nuova strada, sicuramente più impegnativa ed onerosa per il Dipartimento, che si è reso però fin da subito disponibile a diventare sempre più il punto di riferimento e di coordinamento dove promuovere approfondimento, dibattiti e soprattutto elaborare delle linee di indirizzo, ma certamente più utile per continuare anche attraverso la fondamentale collaborazione di tutti gli esperti che hanno lavorato in questi mesi e dei rappresentanti pubblici e privati del settore delle dipendenze, che hanno animato appunto i lavori preparatori. Occorre dunque tornare ad alimentare il dibattito, ponendo al centro la persona, la tutela della salute e dei diritti umani. La nostra ambizione dunque oggi è quella di guardare al futuro, oltre le fragilità, ma oltre la conferenza stessa. È il momento di impegnarci davvero tutti insieme per non disperdere questo straordinario entusiasmo che si è creato intorno alla conferenza e queste grandi aspettative che abbiamo raccolto. Lo dobbiamo per noi, per i nostri figli e per le generazioni future. Grazie. La sessione introduttiva prosegue, questa volta lasciando la parola al capo di gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, il consigliere Giovanni Panebianco.
buongiorno a tutti. Oltre le fragilità, è certamente un'affermazione, però è anche una domanda. È un'affermazione. Italo Calvino osservava che prima delle risposte occorre trovare le domande giuste. E allora come si va oltre le fragilità? E cosa c'è oltre le fragilità? L'approccio concettuale della conferenza è orientato a questo, a trovare le risposte giuste per rispondere in modo esatto. Per aprire le porte alle soluzioni servono però delle opportune parole chiave. Quelle che abbiamo trovato, quelle che ci sembrano più appropriate per muoversi lungo percorsi affatto facili, oggi più che mai, sono tre. Consapevolezza, libertà, responsabilità. Ci troviamo in una società confusa, prodiga nel fornire qualunque cosa serva per divertirsi, in cui è facile, soprattutto per i più fragili, sprofondare, rimanere intrappolati in un mondo ipnotico, disorientato, disorientante, quale quello descritto da David Foster Wallace in Infinite Jest. La società moderna tende ad avvertire una insaziabile necessità di evasione che sempre più spesso degenera nello svago insano, cedendo a seduzioni e a sperimentazioni insidiose. Non solo sostanze, ma anche comportamenti, gioco non responsabile, mercificazione sessuale, compulsività digitale, dipendenze amplificate dall'uso distorto della rete, strumento di per sé neutrale, spesso favorite da situazioni di isolamento e precarietà che la pandemia ha acuito, specie nei giovani. Ed è strano, in un mondo in cui meccanismi comunicativi, economici e ambientali sono sempre più connessi, è paradossale che ad essere più frammentati siano proprio i rapporti sociali, che sembrano annaspare in quella che Bauman definisce società liquida. Quello delle dipendenze è un fenomeno in continua trasformazione che sfugge a canoni predefiniti, bloccati. La storia parte da lontano, assumendo via via i contorni di una vera e propria emergenza sociale. Tra gli anni 70 e 80 dilaga il consumo di eroina e di cocaina. Si consolidano rotte internazionali e canali di riciclaggio legati al traffico di stupefacenti, saldamente nelle mani delle grandi organizzazioni criminali, specie transnazionali, che muovono e riciclano capitali enormi. L'inizio degli anni 90 vede il sorgere dei CERT, le prime strutture pubbliche dedicate al trattamento delle tossicodipendenze. Il nuovo millennio accelera la diffusione delle droghe sintetiche, grazie alla rapida evoluzione della rete e delle tecnologie digitali. Nuovi circuiti di spaccio. Si staccano dai territori e invadono il web. Assunzione combinata di alcol, NPS e farmaci, che diventa frenetica, devastante, senza distinzioni sociali, specie tra giovani e giovanissimi. Per analizzare questo fenomeno così complesso e turbolento, non basta staccare delle istantanee, cristallizzare porzioni di verità o vincere singole battaglie. Occorre agire con ogni possibile strumento, alle dimensioni, come diceva il Ministro poco fa, intervenendo sulle cause e non solo sugli effetti. Al centro, è stato detto più volte, è la persona, i diritti, la tutela della salute. Non esistono infatti drammi individuali che non si tramutino in collettivi. Comprendere ciò e portarne la responsabilità costituisce punto irrinunciabile di ogni politica attiva in materia di dipendenze. Ma dobbiamo allargare il conflitto, intervenire sì sul piano repressivo, ma soprattutto moltiplicare le azioni su quello preventivo, educativo, formativo e anche comunicativo. La prevenzione di tutte le dipendenze richiede cioè un approccio multidisciplinare, coerente con il quadro europeo e internazionale, e impone che si valorizzi prima di tutto il ruolo delle grandi agenzie educative, scuola e famiglia. Sostenere l'occupazione giovanile, contrastare l'abbandono scolastico, prevenire fenomeni del disagio e dei NEET sono le priorità da perseguire con ogni mezzo, anche attraverso la cultura, aggiungo, anche attraverso l'arte e lo sport. Occorre cioè modulare politiche di sistema secondo parametri di discontinuità rispetto al passato, sorreggendole con tutte le risorse necessarie, e in quest'ottica il PNRR offre certamente un'occasione irripetibile. Qui a Genova cercheremo di affermare questo metodo, utile a guidare i processi di ripresa
resilienza, ripartenza. Un confronto che si svolgerà anche fuori dalla sala del Maggior Consiglio, anche fuori dalle sessioni tematiche, nelle tavole rotonde trasversali, nelle testimonianze personali, nelle interviste dei giovani di ANG in radio e anche nei momenti al Teatro Carlo Felice di stasera, in cui l'arte, la musica e il teatro apriranno le porte ai giovani. Stasera i giovani saranno ancora più protagonisti, come il vincitore, appena ventenne, dell'ultima edizione del Premio Paganini, emblema dell'eccellenza italiana nel mondo. Protagonista della musica, come quella dei ragazzi e delle ragazze di Trillargento, esempio riuscitissimo di coesione e inclusione per superare il disagio, di come la musica salvi e ridia speranza. E a ben pensarci, non c'è un momento difficile della nostra storia, anche i più bui, i più terribili, in cui la musica non abbia saputo fare questo. Protagonista l'affaccio sulla contemporaneità, sintesi di una visione energica e di avanguardia che non teme il futuro, sarà quella di Electropark. Protagonista, infine, la storia, alcune storie vere, come quella che sarà, in cui sarà raccontata la terza conferenza di Genova, la figura di Don Gallo, ma anche storie cinematografiche, come quella di Gomorra, in cui la finzione rincorre la realtà. L'auspicio è dunque che la conferenza, a Palazzo Ducale come al Teatro San Felice, rilanci, nutrendolo, un dibattito vero, fermo da troppo tempo, e agganci il fenomeno delle dipendenze a quello delle interdipendenze, da porre al centro del dibattito politico e sociale per andare sul serio, autenticamente, oltre le fragilità, pensando in grande, come esortava Don Gallo 20 anni fa. Grazie a tutti. Diamo adesso avvio alle relazioni da parte dei membri di governo e delle autorità per proseguire i lavori di questa prima giornata, di questa sesta conferenza nazionale sulle dipendenze. Prende ora la parola il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. Grazie. Sono passati tanti, forse troppi anni, ce lo siamo detti più volte con chi siede all'interno di questa sala, dall'ultima edizione della conferenza nazionale sulle dipendenze che si è tenuta nel 2009 a Trieste. E ricominciamo qui da Genova, 20 anni dopo quella che fu la terza conferenza, che è stata anche citata poc'anzi, protagonista fu Don Gallo, che spronò tutti con un invito che era indimenticabile, che qui ci tengo a citare, pensare alla grande. Ecco, io credo che questo dovremmo fare e porci come obiettivo oggi, quello di affrontare un dibattito proprio provando ad uscire dagli schemi precostituiti e provando a pensare in grande. Ho tenuto a convocare questa conferenza per due motivi. Uno, il principale, quello di riaffermare un principio, che è quello della legalità. La norma di legge prevede che ogni 3 anni si debba tenere una conferenza proprio per valutare l'efficacia del testo unico, il 309 del 90, eppure non è stata più tenuta per 12 anni, ma anche per non mandare deluse le aspettative di tutte le persone, non solo degli operatori, ma anche dei ragazzi e delle ragazze, che si aspettavano che il governo tornasse a parlare a gran voce e creare un dibattito su questo argomento, non solo all'interno delle aule parlamentari, ma anche all'interno di quelle governative. Credo quindi è anche doveroso dover esprimere il rincrescimento, il dispiacere per un ritardo con cui viene assolto questo tipo di adempimento, ed è un dispiacere che provo con sincerità, lo dico soprattutto pensando agli operatori delle comunità, ai professionisti che sono coinvolti quotidianamente nel supporto alle persone che hanno problemi legati alle dipendenze, che come è stato esposto prima sono dipendenze di vario tipo. Ancora abbiamo, e così la denominazione di legge ci vuole, abbiamo un dipartimento che è improntato sulle politiche antidroghe, che guarda le sostanze, ma oggi sappiamo che lo spettro è più ampio e di altro tipo. E quindi ho voluto assumere questa responsabilità proprio di ripartire da questo evento. Ripartiamo in un momento di fragilità e di difficoltà per tutto il Paese, è stato rilevato anche prima nei saluti
istituzionali da parte del Presidente della Regione. Partiamo in un momento nel quale l'Italia ricomincia gli eventi partecipati come questi dal vivo, nonostante le difficoltà pandemiche. Ci abbiamo tenuto ad organizzarlo entro la fine dell'anno, nonostante sapessimo del rischio in termini di contenimento anche proprio delle sale, però l'abbiamo voluto fare proprio per rispetto delle aspettative altrui. Quando si parla di ripresa, dal mio punto di vista non si può parlare solo di ripresa economica, bisogna anche guardare alla persona. Forse negli anni questo tipo di attenzione è stato perso di vista, almeno da chi avrebbe dovuto organizzare questi momenti di riflessione. E invece io ho voluto improntarla proprio su questo modello, anche il titolo, il fatto che si faccia riferimento alle fragilità, è stato anche in parte detto prima dal mio capo di gabinetto, dal professor Panebianco. Le fragilità sono sicuramente quelle delle persone, noi dovremmo andare oltre queste, fragile insomma la bellezza, fragile il territorio, l'arte, il paesaggio, la memoria, sono fragili, si trovano in condizioni di fragilità coloro che vivono una condizione di dipendenza, ma dal mio punto di vista lo è anche chi non comprende le difficoltà perché è mosso da pregiudizi, da ideologie, da un provincialismo intellettuale, da una povertà spirituale. Sono fragili anche le norme, sono fragili i meccanismi che si prendono carico di queste persone, su cui dovrebbe soffiare un vento di novità e di aggiornamento, senza la paura di aprirsi al confronto, perché anche provare a dare uno sguardo a ciò che avviene fuori dal nostro paese può aiutarci moltissimo ad avere una costruzione propositiva di una discussione che sia più utile a quelli che ci stanno guardando piuttosto che a chi viene nei panel stessi. La fragilità però è anche ricchezza e può trasformarsi in forza ed in speranza. L'abbiamo ben compreso durante tutto l'iter di questa conferenza che non è iniziata qui oggi, è stato anche ricordato prima, è iniziata già in realtà in estate, ma anche prima, quando abbiamo ascoltato tutte le associazioni per riuscire ad estrapolare quelli che sono stati i 7 temi dei tavoli tecnici. E che ci hanno condotto oggi fino a qui, un percorso che dal mio punto di vista non può assolutamente, non deve fermarsi qui. Io in questi giorni ho anche avuto occasione di fare degli incontri sul territorio con alcune delle realtà che sono anche presenti in sala, ho potuto parlare con i rappresentanti delle amministrazioni centrali, insomma, delle regioni, dei servizi, delle dipendenze sia pubblici che privati. Sono stati dei momenti intensi ed importanti. Abbiamo discusso anche con i ragazzi e le ragazze all'interno delle comunità di quali fossero le proprie aspettative rispetto a questa conferenza. Quindi io anche verso di loro che arrivo con un senso di attesa notevole per riuscire a dare una risposta a quelle che sono le domande che mi hanno sollevato e delle risposte anche rispetto a ciò che mi hanno insegnato, mi hanno fatto capire che per loro la comunità innanzitutto è l'unico posto nel quale si sentono accettati e si sentono a casa. E questo fa male quando si rappresenta lo Stato. Che lo sport, come l'arrampicata, può essere un metodo per riuscire a terapeutico, per riuscire a superare degli step e diventare più forti emotivamente. A come lo studio fotografico delle loro espressioni facciali li aiutasse a capire le emozioni che hanno provato e capire come dominarle. Che sarebbe importante, questo in particolare i ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile che ho visto pochi giorni fa mi hanno fatto presente, la possibilità di riuscire ad andare in delle comunità che fossero tagliate e create sulla base delle loro esigenze, quindi non miste, non aperte anche agli adulti, ma più calibrate su quelle che sono le esigenze dei ragazzi, che sono diverse evidentemente da quelle del mondo degli adulti. Delle comunità mamma-bambino, io ho visto una comunità che mi ha emozionato tantissimo e che ha espresso un solo auspicio, diventare un modello da estendere in Italia. E il reinserimento in società, questa cosa me l'hanno chiesta quasi tutti. Quando io ho chiesto alle persone che vivono all'interno della comunità che cosa si aspettassero in termini di risultati da questa conferenza, e quasi tutti mi hanno risposto un lavoro, un futuro usciti fuori dalla comunità, ma soprattutto la possibilità di essere accettati senza avere la stigma, il timbro di una persona che ha avuto un percorso magari anche difficile, ma che
ma che ha voglia di recuperare, ha voglia di rifarsi e di tornare semplicemente a vivere una vita normale. A me questo aggettivo ha colpito moltissimo, normale, non hanno chiesto niente di speciale e di incredibile. Abbiamo discusso con i servizi, con chi si occupa di questi ragazzi, di come certe previsioni dovrebbero essere all'interno dei LEA, in norma lo sono quantomeno, ma di come poi la pratica non corrisponda con ciò che è scritto all'interno delle leggi, quantomeno non in tutte le regioni, di come esperienze che in tutto il resto del mondo, dell'Europa, vengono considerate delle solide realtà, nel nostro paese sono delle eccellenze in alcuni territori e è una sola speranza in altri. Ho potuto vedere anche le esperienze, anche se molto velocemente, delle unità di strada, e devo dire che questo confronto umano diretto, senza filtri, senza telecamere, mi ha aiutato moltissimo a capire quali fossero le loro richieste irrinunciabili e a cui tutta questa conferenza deve dare risposte, non soltanto io perché ho le deleghe alle politiche antidroga, ma anche i rappresentanti del governo che oggi sono qui e che ringrazio tantissimo per lo sforzo e l'impegno che hanno mantenuto partecipando a questa importante conferenza. Abbiamo ideato e sviluppato in breve tempo questo modello, è vero, però l'abbiamo fatto in maniera multidisciplinare, tecnologico, interattivo, trasparente, l'abbiamo pubblicato, è stato ricordato prima, su piattaforme, sui canali social, era possibile interagire tra il dentro e il fuori. Ed è stato un itinerario che si è avvalso di esperti, che qui ringrazio tutti, ognuno per aver portato il proprio punto di vista, che ha arricchito tantissimo il dibattito, anche quando era diametralmente opposto a quello della maggioranza seduta al tavolo. Tutto è stato importante. Ringrazio i coordinatori che sicuramente hanno svolto un lavoro delicato e per nulla semplice. Ringrazio chiaramente non solo il mio staff, ma anche il CNR per il lavoro svolto, che è stato ricordato prima, si è sviluppato in 45 sottotemi. Ringrazio tutti gli oltre 110 esperti, tutte le realtà, nessuna esclusa, e ci tengo a dirlo, nessuna esclusa. La documentazione prodotta è una documentazione anche fitta, sono degli standbook davvero corposi ma interessanti, tra l'altro se insomma li pubblicheremo invito anche a tutti a leggere l'intervento che è stato fatto dai detenuti nel carcere di Rebibbia, perché loro hanno potuto interagire col primo tavolo sul sistema penitenziario, e devo dire che anche leggere i loro interventi può aiutare ad avere un taglio ed un quadro di quali siano le aspettative in termini di riabilitazione della pena. E oggi approdiamo qui a Genova dopo un confronto fitto con i rappresentanti dei ministeri, delle regioni, del privato sociale, del servizio pubblico, dell'università, del CNR, dell'Istituto Superiore di Sanità, di AIFA, delle forze di polizia, degli organismi di intelligence, ma anche degli organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, l'Osservatorio Europeo sulle Dipendenze, il Consiglio d'Europa. Sono tutti esperti che non hanno lavorato e non lavoreranno da soli né al chiuso, ma confrontandosi, e si sono confrontati già nei tavoli tecnici, in realtà con migliaia di iscritti. Prima è stato ricordato qualche dato, ma ci tengo anch'io a citarlo. 18.000 interazioni, 350 interventi in streaming, 1.400.000 persone coinvolte, 1.500.000 di impression. Sono dati che non sembrano numericamente magari così grandi, ma questo è un argomento così difficile, ostico ed importante da riuscire ad affrontare magari su dei canali leggeri come possono essere quelli dei social media. Invece si è riuscito a seguire, si sono prodotti questi 7 instant book molto corposi con 370 documenti tra quelli preparatori e le relazioni istruttorie. E abbiamo voluto fare tutto questo, ho voluto fare tutto questo dopo 12 anni, un periodo davvero estremamente lungo di silenzio intollerabile, non nell'ottica di fare semplicemente un adempimento a quella che è una norma di legge, ma io vorrei che da Genova ripartissero dei processi che diano origine poi a un cambiamento che sia organico, che sia inclusivo, senza, lo ripeto, senza degli steccati ideologici, senza un dualismo preconcettuale. Affrontiamo tutti insieme degli allarmi che sono diffusi. Non focalizziamoci solo
su quelle che sono le nostre convinzioni. Guardiamo i dati, la relazione annuale ci ha detto chiaramente che soprattutto i ragazzi sono molto attenti al procurarsi le nuove sostanze psicoattive. Il nostro sistema nazionale di allerta precoce segnala l'ingresso di queste nuove sostanze, ma questo ci deve portare a spingere, non solo come rappresentanti dello Stato, ma come tutti quelli che si occupano del fenomeno, che cos'è che li spinge a colmare questo vuoto? E quindi intervenire prima, non soltanto con degli interventi ex post. Dobbiamo lavorare tutti insieme, non è certamente un'attività che posso fare solo io, non lo può fare neanche solo il governo, lo dobbiamo fare come governo, come Parlamento, come Europa, come territori, come associazioni, come comunità. E spero che alla fine di questa conferenza, grazie al documento che si produrrà, non soltanto ci sarà quella che sarà il piano d'azione che a livello governativo dovremo adottare, ma ci sarà anche una discussione importante in termini di interventi legislativi per aggiornare quello che è il testo unico del 90, magari anche uno per ogni area tematica che siamo riusciti a toccare nei tavoli tecnici. Non mancheremo e non mancherò personalmente di proseguire gli sforzi che abbiamo iniziato nel percorso in estate che oggi approda qui, insieme al Dipartimento, insieme al mio gabinetto, anche dopo, anche da lunedì. Ecco, io non scomparirò, questo lo dico per tutte le associazioni, da lunedì, se senz'altro mi prenderò un giorno di pausa, però sarò disponibile a riproseguire la discussione su tutta una serie di punti e di obiettivi che ci siamo dati anche informalmente. Per citare solo alcuni degli elementi, poi cedo la parola ai miei colleghi che sono già attivi in termini di sforzi compiuti dal Dipartimento delle Politiche Antidroga, cito il Sistema Nazionale di Allerta Precoce sulle Droghe, grazie ad un accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, vogliamo implementare quello che è il Sistema Nazionale di Allerta Precoce in materia di sostanze d'abuso, che consente di raccogliere e di gestire le informazioni che sono provenienti anche dall'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, che da un network di enti e di centri collaborativi. Rispetto al Fondo per la Prevenzione delle Dipendenze, a parte che è stato rifinanziato in manovra, ci tengo a dirlo, perché questo è già un obiettivo che abbiamo raggiunto senza aspettare che si giungesse alla fine di questa conferenza, con 2 milioni nel prossimo anno e 2 in quello successivo per finanziare le progettualità che servono tutti i giorni anche alle comunità. I 3 settori sui quali si sono svolte le progettualità sono interventi nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze, questo proprio nell'ottica di anticipare i fenomeni, quindi di intervenire ex ante e non ex post, con un supporto anche educativo e formativo che vada sia verso il personale scolastico ma anche verso le famiglie. E le nuove l'NPS online, questo grazie all'accordo con l'Arma dei Carabinieri, che si intende promuovere l'utilizzo di innovativi sistemi informatici per implementare le attività di monitoraggio del web, favorendo l'individuazione di siti che commercializzano quelle che sono le nuove sostanze che più vengono commercializzate, quelle di cui parlavamo prima e che sono maggiormente in commercio. Questo ci può consentire un intervento in maniera tempestiva rispetto anche all'individuazione dei laboratori che vendono le sostanze. Hermes, anche questo è un accordo con la DGSA del Ministero dell'Interno, riguarda le attività di contrasto all'introduzione illegale di droghe sintetiche e delle nuove sostanze psicoattive. Cryptoval, questo è un accordo di collaborazione con la Guardia di Finanza che si prevede per lo svolgimento di attività congiunte per un incentivo al contrasto della diffusione anche qui delle sostanze stupefacenti ma anche delle nuove sostanze psicoattive, prevenzione, sperimentazione, contrasto all'incidentalità stradale, questo collegato ad altri fenomeni come quello per esempio dell'abuso di alcol che sappiamo essere quasi legali, quasi maggiormente accettate per questo confine culturale, ma che invece hanno un effetto di un impatto notevole. Da qui si riparte, il mio auspicio, come dicevo prima, è di arrivare alla stesura del piano nazionale d'azione. Questo è un impegno che ho preso e che porterò avanti, ma anche quello di provare a trovare uno spazio di innovazione di quello che oggi è denominato ancora Dipartimento per le politiche antidroga, ma provare ad estendere la definizione alla prevenzione delle dipendenze, perché oggi dobbiamo guardare alla dipendenza comportamentale, a ciò che spinge
le persone ad aver bisogno di colmare gli spazi di vuoto di cui prima abbiamo parlato, con le sostanze, col gioco d'azzardo, con l'alcol, e provare a supportarli al meglio proprio per non tradire le loro aspettative, ma anche per tornare a pensare alla grande come ci esortava Don Gallo. Grazie. Prende ora la parola il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. Buongiorno a tutti, è un onore intervenire a questa conferenza. Saluto tutte le autorità presenti, i colleghi ministri. Vorrei anche io rendere merito al lavoro svolto dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, dalla Ministra Fabiana Dadone, grazie al cui impegno dopo molti anni, dal 2009, come è stato già detto, è stato possibile organizzare questo importante appuntamento di nuovo. Nella direzione indicata dalle parole, sempre fonte di ispirazione, del Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio di saluto, la conferenza assicurerà un contributo sostanziale al dibattito nazionale sul tema delle dipendenze. Questi due giorni offrono un'occasione unica di confronto tra decisori politici, società civile, operatori di settore e organizzazioni internazionali su un tema sensibile dai risvolti complessi anche sul piano internazionale. Infatti, dalla visuale del Ministero degli Esteri, la diffusione delle droghe è un problema globale che richiede un approccio condiviso di tutti i settori della società. Si calcola che nel 2020 oltre 275 milioni di persone nel mondo abbiano fatto uso di droga e oltre 36 milioni abbiano sofferto di disturbi dovuti al consumo di stupefacenti. Nel 2019 l'uso di droga ha portato alla morte di almeno 500.000 di persone. Le sfide internazionali connesse alla diffusione di droga sono numerose e complesse. In molte parti del mondo i servizi di trattamento, cura e riabilitazione sono inadeguati o assenti. Nuove sostanze psicoattive dai danni ancora sconosciuti vengono create con una rapidità preoccupante. Gli sforzi di contrasto mettono a repentaglio il rispetto dei diritti umani. Il narcotraffico finanzia il crimine organizzato e le principali sigle terroristiche, contribuendo a rafforzarne la forza a scapito della nostra sicurezza collettiva, oltre che ad alimentare corruzione e riciclaggio di denaro. La pandemia ha aggravato ulteriormente questo quadro. A causa della pressione sui sistemi sanitari e delle restrizioni alla mobilità, spesso in molti Stati non è stato possibile garantire livelli di trattamento e riduzione del danno paragonabili a quelli pre-crisi. Stress psicologico, solitudine hanno accresciuto il rischio di dipendenze. Si è registrato un aumento del traffico illecito tramite Internet e Darknet. Il consumo è aumentato in fasce di popolazione tradizionalmente meno esposte. Al tempo stesso, la pandemia ha accresciuto la consapevolezza di quanto sia importante la protezione del singolo per assicurare la protezione dell'intera collettività e ha valorizzato i benefici di un approccio fondato su scienza, solidarietà e corretta informazione. Non a caso, il tema scelto quest'anno per la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga è stato Share Facts on Drugs, Save Lives, a riprova dell'importanza di condividere informazioni sui rischi per la salute e le soluzioni adottate a livello globale per la prevenzione, il trattamento e la cura. Di fronte al problema delle dipendenze, è fondamentale definire risposte globali fondate sulla collaborazione internazionale. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è sempre stato in prima linea in questo sforzo collettivo, tramite un'articolata azione di diplomazia giuridica e di cooperazione che portiamo avanti nei principali fora multilaterali e nei rapporti con i paesi terzi. Evidenzio anzitutto il nostro contributo nei fora multilaterali, a cominciare dalla definizione e attuazione degli strumenti giuridici internazionali di controllo delle droghe. Ricorrono nel 2021 il 60° anniversario della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e il 50° anniversario della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971. Questi strumenti, insieme alla Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti, sono i pilastri dell'architettura internazionale sul controllo delle droghe.
L'Italia inoltre ha sostenuto l'adozione oltre 20 anni fa della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, rivelatasi centrale anche nella prevenzione e nel contrasto ai traffici illeciti, incluso il narcotraffico. Abbiamo di recente promosso il lancio di un meccanismo di revisione della Convenzione di Palermo per garantirne l'attuazione di un contesto di sfide in costante evoluzione. L'azione di politica estera dell'Italia sulle dipendenze si caratterizza nei principali tavoli internazionali per un approccio fondato su salute pubblica, prevenzione, tutela dei diritti umani, oltre che sul contrasto alla diffusione del narcotraffico. Nel quadro dell'Unione Europea, dove il mercato delle droghe illecito è stimato in 30 miliardi di euro l'anno, abbiamo tra l'altro contribuito alla definizione della strategia in materia di droghe per il periodo 2021-2025. Sosteniamo tradizionalmente le attività e i programmi dell'Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine, l'UN ODC, foro essenziale per fornire linee guida, promuovere il confronto e la diffusione di buone prassi e rafforzare la cooperazione internazionale. Il nostro impegno è profilato anche nell'ambito dell'OSCE, dove a giugno si è svolta una conferenza annuale sulla lotta al traffico illecito di stupefacenti e precursori chimici intitolata «Affrontare il traffico di droga e la criminalità organizzata seguendo il denaro». Quel follow the money, che è stato intuizione geniale di Giovanni Falcone, costituisce non soltanto un'eredità morale per la comunità internazionale, ma anche una linea guida attuale ed efficace nella lotta al crimine organizzato e al narcotraffico. Con riguardo al ruolo che l'Italia ha svolto, soprattutto in quest'anno di presidenza del G20, nella definizione dell'agenda internazionale, tengo a sottolineare come il coinvolgimento attivo dei giovani sia un asse prioritario della nostra azione. Ho chiuso ieri i lavori del Forum dei Giovani Unione Europea-Balcani, promosso dall'Italia come parte del suo contributo alla conferenza sul futuro dell'Europa, e voglio ringraziare la Ministra Dadone per avervi portato il suo saluto. Nel quadro dell'appuntamento annuale dei Med Dialogues, che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre 2021, ospiteremo uno Youth Forum in cui saranno coinvolti i giovani da entrambe le sponde del Mediterraneo. Rendere le nuove generazioni protagoniste delle scelte che incideranno sul loro futuro significa prevenire fenomeni di marginalizzazione ed esclusione. In secondo luogo, nei rapporti con i paesi terzi, le nostre rappresentanze diplomatiche sono impegnate a promuovere il modello italiano di prevenzione e risposta alle tossicodipendenze, a valorizzare i risultati conseguiti dal sistema pubblico italiano attraverso i servizi per le dipendenze e la collaborazione con la rete delle comunità terapeutiche, e infine a far conoscere l'esperienza italiana nella reintegrazione nella società delle vittime della tossicodipendenza. Oltre alla partecipazione attiva all'avanzamento del quadro giuridico internazionale di riferimento, la diplomazia giuridica italiana si traduce anche in un'intensa azione di formazione e assistenza tecnica nei rapporti con i paesi partner, nei settori dello Stato di diritto e del contrasto al crimine organizzato, alla corruzione e ai traffici illeciti. Proprio in occasione della 10ª conferenza Italia-America Latina abbiamo dedicato un evento speciale alla conclusione della prima fase del programma Falcone e Borsellino, che ha coinvolto 400 magistrati e funzionari di 24 paesi dell'America Latina e della regione caraibica. Ricordo infine l'Afghanistan, paese che più di ogni altro, con l'85% della produzione mondiale di oppio, è associato al traffico di stupefacenti. Il nostro impegno, espresso da ultimo in occasione del Vertice G20, a presidenza italiana dedicata all'Afghanistan, è orientato tra l'altro a fare in modo di tornare a sviluppare, non appena le condizioni lo consentiranno, una serie di progetti delle Nazioni Unite, tra cui quelli di riconversione delle colture illecite, in linea con quanto la Farnesina ha già fatto in passato proprio in Afghanistan e continua a fare con successo in altri paesi. Come stabilito dalla risoluzione 2593 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il ripudio del terrorismo e la cooperazione nel contrasto al narcotraffico sono due dei capisaldi della posizione internazionale nei confronti dei talebani, parametri che misureremo sulla base delle loro azioni e non delle loro dichiarazioni. Tra le priorità attuali, accanto all'assistenza umanitaria al popolo afghano e agli sforzi per evitare il collasso del Paese, è fondamentale che l'Afghanistan non torni ad essere un santuario per il terrorismo, che la situazione nel Paese non abbia effetti destabilizzanti nella regione e oltre. Con gli interlocutori regionali, i primi a essere preoccupati da questi fenomeni,
Ho discusso personalmente di stabilità dell'area, di contrasto al terrorismo, di lotta al traffico di droga, anche in occasione della missione che ho effettuato lo scorso settembre in Uzbekistan, Tagikistan, Qatar e Pakistan. Abbiamo in programma di tornare a dicembre in Asia centrale per proseguire il dialogo anche su questi temi. Concludo riaffermando il saldo impegno del Ministero degli Affari Esteri nello sforzo collettivo per assicurare la comprensione, la prevenzione e il contrasto della diffusione di droghe. Sono certo che questa conferenza, alla quale auguro pieno successo, fornirà un contributo determinante a conseguimento di questi obiettivi. Grazie. Segue ora l'intervento del Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che partecipa ai lavori attraverso un proprio videomessaggio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto la Ministra Dadone e la ringrazio sentitamente per aver voluto organizzare la conferenza di oggi, ridando impulso dopo un lungo periodo, una lunga pausa, a questo importante appuntamento istituzionale sul tema delle droghe, una delle maggiori sfide sociali del nostro tempo. In questi ultimi 2 anni il fenomeno delle droghe ha risentito anche degli effetti della pandemia. Il traffico di stupefacenti, che ha da sempre una dimensione transnazionale, è stato infatti influenzato dal rallentamento globale delle transazioni commerciali. Inoltre l'impatto delle misure di contenimento del Covid-19 ha condizionato la coltivazione, la produzione di droghe e ha reso più difficile procurarsi i precursori e la manodopera necessaria. È derivato da questo complesso quadro un calo della domanda di stupefacenti, almeno di quelli più ampiamente diffusi. Non possiamo purtroppo considerare ciò che è accaduto in questa sorta di sospensione del tempo impostaci dal Covid come qualcosa di duraturo e di stabile. Le organizzazioni criminali hanno dimostrato una straordinaria resilienza e sono state assai rapide nell'adattare i propri assetti logistici e organizzativi alle nuove dimensioni economiche e sociali determinate dalla crisi. Hanno saputo sviluppare schemi operativi innovativi sia nella gestione dei grandi traffici sia nelle attività minute di spaccio. A conferma di questa capacità di adattamento e di flessibilità di comportamento, la seconda parte del 2020 ha fatto registrare una forte ripresa delle importazioni di stupefacenti nei luoghi di stoccaggio e soprattutto verso i paesi di destinazione finale, inducendo le forze di polizia ad innalzare ulteriormente il livello della risposta. Ne è scaturita una serie di sequestri di straordinaria consistenza, lo dimostrano i dati. Rispetto al 2019 si è registrato nel 2020 un incremento di circa l'8% dei sequestri di droga. Tuttavia, rispetto al biennio 2017-2018, anni nei quali i quantitativi di droga sequestrati superavano mediamente le 120 tonnellate, si rileva una tendenza alla riduzione stimabile in circa 60-70 tonnellate di stupefacenti. Questi decrementi riguardano quasi tutte le sostanze, ad eccezione della cocaina, delle droghe sintetiche e delle piante di cannabis. In particolare, nell'anno 2020 dobbiamo segnalare che c'è stato un record assoluto nei sequestri di cocaina. Infatti ne sono state sequestrate circa 13 tonnellate, un quantitativo mai raggiunto in precedenza.
Una specifica riflessione deve essere poi riservata alle droghe sintetiche e anche qua il dato dei sequestri mostra un incremento assai significativo, più 13,9%. Anche se la quantità di droghe sintetiche sequestrate nel nostro paese appare complessivamente contenuta, non bisogna tuttavia sottovalutare il fenomeno del loro consumo. E devo ribadire anche in questa occasione di questo importante convegno come il narcotraffico rappresenti il core business delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. L'azione di contrasto è resa più difficile dalla dimensione transnazionale del reato e dai continui aggiornamenti tecnologici realizzati per eludere i controlli. Trattandosi, come ho già detto, di un fenomeno globale, un altro scoglio è rappresentato dalla diversità, talora sensibile, delle legislazioni dei paesi interessati. E l'attività repressiva è però una delle leve principali che abbiamo a disposizione. E l'altra a cui io guardo con assoluto interesse è quella della prevenzione, far sì cioè che attraverso degli interventi mirati si possa ottenere l'ascolto e l'attenzione delle fasce sociali più vulnerabili e principalmente dei giovani. Uno studio condotto dal CNR sulla diffusione delle droghe e dell'alcol in Italia ha evidenziato che nella fascia ricompresa tra i 15 e i 19 anni il 19% circa degli studenti ha assunto sostanze psicoattive illegali. Decisamente elevata è anche l'incidenza dell'assunzione delle droghe nell'infortunistica stradale. Negli ultimi 6 anni la Polizia Stradale ha effettuato controlli su oltre 7.000 conducenti e più del 10% sono stati sanzionati per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il Ministero dell'Interno, oltre all'attività della rete delle prefetture che operano attraverso i nuclei operativi per le tossicodipendenze, partecipa a tante iniziative caratterizzate da scopi sociali e di prevenzione, sviluppate in sinergia con il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del progetto esecutivo Icarus. È in tale progetto, infatti, che trova spazio un apposito ambito tematico dedicato proprio alla prevenzione, soprattutto con riferimento al mondo della scuola e alla popolazione giovanile. Io direi che anche vorrei fare un cenno di quello che è l'attività che viene portata avanti dalla Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, che per esempio ha siglato un accordo di collaborazione interistituzionale sempre con il Dipartimento per le Politiche Antidroga, volta alla prevenzione dell'incidentalità causata dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcol. E la progettualità assume il carattere di innovatività in quanto prevede di accompagnare le attività operative di controllo con una campagna di sensibilizzazione e prevenzione presso le scuole di secondo grado. Inoltre, il servizio postale ferroviario ha ideato e sviluppato un progetto Smetto quando voglio, proprio per contrastare le dipendenze da sostanze stupefacenti o alcoliche e favorire il dialogo con i giovani. Si è messo così a punto un modello operativo che non è soltanto sanzionatorio, ma che mira anche attraverso la sensibilità e la capacità di dialogo dell'operatore di polizia a convincere il giovane ad affrontare seriamente un percorso di riabilitazione e di reinserimento che nel caso dei minorenni coinvolga anche l'intero nucleo familiare. Il fenomeno delle droghe, in definitiva, è principalmente un grande problema di educazione alla vita e ai suoi valori.
da ogni punto di vista. Ne avremo definitivamente ragione solo quando si comprenderà fino in fondo la distruttività delle droghe e se ne abbatterà la loro nefasta capacità seduttiva. Occorre lavorare insieme secondo una logica inclusiva che favorisca il pieno coordinamento di tutte le componenti istituzionali e sociali coinvolte, evitando che possano sentirsi isolate o emarginate. Un ruolo indispensabile in questa decisiva sfida è riservato al privato sociale, alle comunità terapeutiche, ai centri educativi, tra i quali colloco il nucleo sociale primario, la famiglia. Non posso pertanto che trarre i migliori auspici da questa conferenza, che guarda lontano con l'intenzione di pianificare un'attività a tutto campo, a livello nazionale e territoriale, e che non esclude di investire anche il Parlamento per una nuova riflessione sul tema delle droghe. Dobbiamo condurre insieme una grande battaglia di libertà e dobbiamo farlo facendo appello alle nostre migliori energie e alla nostra più grande determinazione. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento di lavori. E ora l'intervento anch'esso attraverso un video del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Saluto e ringrazio la Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dandone, per questo invito. E mi scuso sinceramente di non poter essere presente di persona. Un grave lutto che ha colpito una delle mie più strette collaboratrici al Ministero mi ha trattenuta a Roma e so che comprenderete. Ringrazio la Ministra per aver voluto riproporre a 12 anni di distanza una conferenza nazionale sulle dipendenze. Un importante momento di confronto tra la dimensione politica, sanitaria e tecnica. Quella della tossicodipendenza è un'emergenza mai svanita dalle nostre città. Ha cambiato caratteristiche e contesti, ma è rimasta una grave piaga, anche se negli anni si è come sbiadita la percezione della sua gravità. In ogni approccio serio a qualsiasi questione bisogna partire da una fotografia della realtà e quella in mio possesso riguarda il rapporto tra le dipendenze, il carcere, le misure alternative e le prestazioni sanitarie e penitenziarie, intorno a cui è stato istituito un tavolo di lavoro a cui ha partecipato anche il Ministero della Giustizia. Per il sistema penitenziario la tossicodipendenza è da tempo una delle questioni centrali, centrale per i numeri, centrale per la specificità del problema, centrale per i risvolti sulla quotidianità dell'intera vita degli istituti. Qualche dato. In attesa della prossima rilevazione semestrale, posso dire che al 30 giugno scorso erano 14.891 i detenuti con problemi di tossicodipendenze, su un totale di 53.637 persone ospiti degli istituti penitenziari. Stiamo parlando quindi del 27% del totale dei detenuti, una grandissima quota dell'intera popolazione reclusa e con molte diversità al suo interno. Dietro i numeri c'è la storia di ogni singola persona, storie spesso molto diverse tra loro, che raccontano frequentemente di disagio sociale, altre volte di criminalità comune e anche di gravi reati. Storie che vanno a comporre un fenomeno e anche un business, quello della droga, che sullo sfondo ha sempre gli interessi della malavita organizzata, in particolare dell''ndrangheta, il cui potere poggia moltissimo sui proventi dei traffici internazionali di stupefacenti. Dunque situazioni diverse che vanno affrontate con metodi diversi. Uno dei problemi cronici su cui si interroga il sistema penitenziario a proposito della gestione della tossicodipendenza è l'alto tasso di recidiva.
Chi viene arrestato, va in carcere per reati collegati alla dipendenza, tende sempre più spesso a ripeterli e a tornare di nuovo in carcere. Si innesca un cortocircuito che rappresenta il fallimento di ogni funzione rieducativa della pena. Se troppo spesso il carcere finisce solo per generare altro carcere, le misure alternative alla detenzione, come pure il ricorso al lavoro di pubblica utilità, si rivelano invece più efficaci nello sforzo di recupero dei detenuti con problemi di tossicodipendenza. Senza sottacere la difficoltà e la gravosità dell'impegno che tali percorsi esterni al carcere richiedono, possiamo senz'altro affermare che, specie nei casi di dipendenze, le misure alternative sono più complesse ma più efficaci, ed è l'esperienza degli operatori a dirlo. Al 31 ottobre erano 3.524 i condannati con problemi di dipendenza, sia da sostanze stupefacenti che da dipendenza da alcol, che sono stati affidati in prova ai servizi sociali. Di questi, 2.386 erano stati ammessi alla misura alternativa a partire da uno stato di detenzione. Negli altri 899 casi l'ordine di esecuzione è stato sospeso e sono stati direttamente affidati da un giudice al servizio sociale. Una strada, quella che evita il cosiddetto assaggio del carcere, da potenziare, come intende fare la delega penale approvata nei mesi scorsi dal Parlamento. Parlare di queste alternative al carcere significa riaffermare il principio che un detenuto, e ancor più un detenuto con problemi di dipendenza, è una persona a cui l'intera società, di cui l'intera società è chiamata a occuparsi. In questi percorsi alternativi e complessi si esprime il volto di una giustizia che nel momento della pena non si sottrae allo sforzo di recuperare chi commette un delitto, anche per favorire la sicurezza collettiva. Se il nostro compito è cercare di accompagnare i detenuti con problemi di dipendenza verso un altrove possibile, il trattamento deve anzitutto consistere in una cura per recuperare e ricostruire la persona. È possibile. Questo avviene, ad esempio, all'interno del carcere di San Vittore a Milano, nel reparto gestito anche con l'equipe dell'azienda sanitaria locale competente. Ed è un reparto che giustamente si chiama La Nave, con l'idea di un viaggio verso un altrove possibile. È un modo impegnativo di declinare il compito della giustizia. È un modo che richiede lo sviluppo di percorsi trattamentali specifici, che richiede ambienti, locali adeguati, che richiede soprattutto una condivisione sempre più intensa tra tutti gli operatori e tutte le istituzioni coinvolte, dalla magistratura di sorveglianza, all'esecuzione penale esterna, ai servizi sanitari, quelli per le dipendenze patologiche, i privati, oltre naturalmente a tutti gli operatori del sistema penitenziario. E ovviamente richiede investimenti, e qui un aiuto finanziario importante è assicurato da Cassa delle Ammende. Una giustizia impegnativa, ma che rigenera la persona e contrasta la recidiva. Le regioni e le aziende sanitarie sono interlocutori primari. Senza la loro collaborazione, la cura e il reinserimento sociale dei condannati sono semplicemente impossibili. E qui non posso esimermi dal notare, tuttavia, che il rapporto con gli enti locali si è un po' allentato nel tempo. Gli istituti per la custodia attenuata, ad esempio, che prevedono circuiti dal prevalente aspetto curativo e sanitario, hanno smarrito il fondamentale collegamento con i servizi territoriali. In questo momento l'unica regione a finanziare progetti per agenti di rete, operatori cioè preposti a fare da ponte tra l'interno e l'esterno, tra il dentro e il fuori carcere, è la Lombardia. Dovremo, e sarà mio intendimento, adoperarci al più presto per ricostruire questa tela di rapporti in tutto il territorio. Non è semplice prendersi cura di tossicodipendenti. È ancor meno semplice prendersi cura dei detenuti con problemi di dipendenze.
Il compito non può gravare solo sugli operatori penitenziari. Ci sono aspetti sanitari, pedagogici, psicologici che non possono essere trascurati. Prendersi carico di queste persone richiede anche una formazione specifica che va incoraggiata con percorsi congiunti tra personale sanitario e penitenziario. Le questioni legate alle dipendenze dunque sono tante e complesse e richiedono un approccio olistico, globale. Per questo sinceramente ringrazio la Ministra Dadone per essersi fatta promotrice di questa conferenza su un problema che nella sua cronicità rischia di non essere avvertito più come un'emergenza. Purtroppo non è così. Purtroppo quello della droga non è un problema superato. E il compito di tutti noi è farci carico di chi resta imbrigliato nel tunnel della droga e dell'alcol, per accompagnarlo verso una prospettiva libera dalle dipendenze. Grazie. Prende ora la parola il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. Colleghi ministri, autorità civili, militari e religiose, saluto e ringrazio la ministra Dadone e la ringrazio in modo non formale per il coraggio con cui ha voluto subito affrontare e calendarizzare la sesta conferenza in questa città meravigliosa e lascio per ultimo un saluto speciale al sindaco Genova è una città fragile, una città ferita, una città che ha saputo però risollevarsi dalle tante ferite che ha avuto in questi anni. Una città meravigliosa, peraltro la conferenza del 2009 è stata a Trieste, quindi un altro legame tra le nostre due città, ministro e sindaco, che voglio ricordare. È evidente che il ruolo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stato quello di un coinvolgimento in alcuni passaggi dei lavori preparatori, in particolare al sesto tavolo, quello dei prodotti di origine vegetale a base di cannabis a uso medico, la coltivazione agricola di canapa a fini industriali di varietà registrate e prive di sostanze psicotrope, infatti considerata attività agricola liberamente ammessa, e la produzione a fini medico-farmaceutici ricade invece sotto il controllo e il regime autorizzativo del Ministero della Salute. La produzione di canapa a uso medico è oggetto di progetti di ricerca finanziati dal MIPAF che stanno dando importanti risultati, consentendo la produzione di medicinali, di cui l'Italia è ancora fortemente dipendente dalle importazioni. Mi auguro che si possa a ragionare su come implementare la produzione interna. Siamo disponibili a collaborare con il Ministero della Salute per ulteriore potenziamento della produzione nazionale di canapa ad uso medico per far fronte al fabbisogno interno. Il tema sarà oggetto di un approfondimento proprio nell'ambito della sessione tecnica che avrà luogo domani, a cui parteciperà un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole. L'obiettivo condiviso è dunque quello di proseguire nel comune impegno per tutelare la filiera della canapa industriale ad uso medico nel rispetto delle normative vigenti. E anche per questo circa un anno fa è stato attivato presso il MIPAF un tavolo di filiera che ha il compito di supportare l'amministrazione nella redazione del piano di settore per la filiera della canapa industriale. Io auspico che i lavori possano proseguire in maniera sinergica con le iniziative degli altri dicasteri competenti. Un ruolo quindi limitato nel rispetto al ruolo appunto del Ministero delle Politiche Agricole, ma qualche parola rispetto invece a ciò che stiamo affrontando, il periodo che la nostra società deve affrontare. Come membro di questo governo mi sento di doverlo fare. Molti di interventi che mi hanno preceduto hanno parlato della necessità di togliere dal tavolo i pregiudizi. Questa conferenza, se si approccia col pregiudizio, non ha alcun senso, perché appunto i pregiudizi non consentono di analizzare il momento della nostra società, le sue fragilità, la fragilità di chi è soggetto a dipendenze,
ma danno già una risposta. Invece le risposte dovranno nascere da questo confronto costruttivo tra il pubblico e il privato, tra tutti gli operatori di questo settore. E il periodo storico, lo sconvolgimento da Covid che il pianeta ha dovuto sopportare ha messo in evidenza tante fragilità della nostra società e anche alcuni pregiudizi. Ha messo in evidenza come la marginalizzazione sociale, le fratture sociali hanno portato a dei danni che forse soltanto un lavoro comune e lungo potranno essere in qualche modo risolti. Io da padre di tre figli pre-adolescenti e adolescenti ho visto la difficoltà con cui i nostri ragazzi hanno affrontato l'assenza di socialità, l'assenza di momenti di confronto con gli altri. Questa fragilità può portare poi, può essere un elemento prodromico a dipendenze. E vedete, i pregiudizi ci portano a parlare di dipendenze da sostanze psicotrope, da droghe in un modo, ma accettare quasi liberamente dipendenze che vediamo svilupparsi ogni giorno, quella dell'alcol, quella dal gioco d'azzardo, le dipendenze web che sono sempre più frequenti proprio tra i giovani. Ecco, io mi auguro che da questi due giorni si possano veramente togliere dal campo tutti i pregiudizi, anche quando si parla di riduzione del danno, da un fronte e dall'altro affrontiamo gli argomenti senza pregiudizio, senza una posizione precostituita, perché è l'errore peggiore che possiamo fare. E la ministra Dadone sottolineava come, l'ho visto anche ieri sera incontrando alcuni ragazzi e ragazze di alcune comunità, come la normalità e il reinserimento normale in società sia tutto ciò che chiedono, tutto ciò che chiede chi ha vissuto un momento di dipendenza e che con fatica sta provando a uscirne o ne è uscito, ha bisogno di normalità. E allora, se mi sembra il capo di gabinetto ha citato Calvino, farsi le domande giuste. Ecco, la domanda giusta non è tanto loro saranno in grado di reinserirsi in società, la domanda giusta è: sarà la nostra società in grado di accettarli senza pregiudizio dopo che hanno superato il momento difficile della loro dipendenza? Io mi auguro di sì, temo però che forse dobbiamo lavorarci ancora un po'. Grazie. Prende ora la parola il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. Grazie Ministro Dadone, grazie da Ligure anche per aver scelto Genova, che è la città di Don Gallo e la città di Fabrizio De André, un poeta che ha descritto la fragilità in modo forte e profondo, senza stereotipi e senza luoghi comuni. Grazie per aver ripreso il discorso dopo 12 anni. 12 anni nei quali sono stati molti gli annunci di tolleranza zero, le dichiarazioni di guerra, ma se la guerra non è stata persa, sicuramente non è stata vinta. Sono stati quasi negli ultimi anni più di un morto al giorno, quelli per overdose. Collega Patuanelli invitava ad andare oltre i pregiudizi, vorrei implementare questo augurio e sperare che si possa andare anche oltre le ipocrisie, perché è vero, la droga riguarda i giovani, ma non riguarda soltanto i giovani, riguarda le fasce vulnerabili della società, ma non riguarda più soltanto quelle. E riguarda anche le cosiddette elite. Lo dobbiamo dire con grande chiarezza, perché questa rappresentazione della realtà che la conferenza ci aiuta a costruire ci dice che allora forse questo fenomeno ha molto a che vedere con le ragioni per cui la società si è guastata
e che la fragilità è un fenomeno che arriva al cuore della società e che ha molto a che vedere con la solitudine. Saranno 10,2 milioni gli italiani che nel 2040 vivranno da soli. L'augurio è anche quello di andare oltre le ideologie e i fanatismi, le ricette facili, perché chi opera sul campo sa che non ci sono scorciatoie, non ci sono strade semplici, che superare la situazione di fragilità e di caduta richiede sforzi che spesso sono messi in discussione, che sono reversibili, che sono precari e che necessitano quindi di risposte complesse. Il terzo augurio è che si possa andare oltre la propaganda, quella che rende difficile proprio questo sforzo di approfondimento, e che la politica sappia resistere alla tentazione costante di fare su questo tema delle campagne elettorali. Voglio dirlo perché credo che se sapremo superare questi rischi, sapremo anche dare delle risposte congrue e rispondere alla domanda fondamentale a cui deve rispondere questa conferenza, cioè quali politiche. Perché andare oltre lo stigma può sembrare quasi un dato su quale si può convenire facilmente, ma è in verità un obiettivo molto ambizioso, perché significa passare da un welfare del reddito a un welfare delle persone. Significa costruire le condizioni di un'alleanza tra un welfare più intelligente di quello di cui disponiamo e terzo settore. Significa andare oltre l'idea del confinamento terapeutico e puntare sull'inclusione, il che significa lavorare sul fronte delle politiche attive, dei processi di inclusione mirati e di tutto ciò che è necessario appunto a fare in modo tale che si costruisca quella vita normale a cui anelano molte delle persone che sono cadute nello stato di dipendenza. Questa conferenza dirà quali sono le strade o suggerirà quali possono essere. Certo è che l'approccio meramente repressivo è stato pregiudizievole, sicuramente respingente e non si è fatto carico delle fragilità. La condanna senza cercare di capire quelle fragilità è stata sostanzialmente una collettiva autoassoluzione rispetto ai fallimenti collettivi che riguardano quota parte ciascuno di noi. Credo dunque che oggi si tratti di costruire una strategia ampia che coinvolga molti ambiti, come si è fatto in questa occasione, quindi la famiglia, le scuole, il sistema sociale, insieme a quello sanitario, che devono puntare ad integrare la dimensione sanitaria appunto e quella sociale, il lavoro nella sua accezione più ampia. E mi auguro che questa conferenza chiuda anche, o comunque metta una pietra definitiva e tombale sulla abbastanza stravagante tentazione di immaginare una via italiana alla lotta alla droga, o meglio, soltanto italiana alla lotta alla droga. La lotta alla droga può essere solo globale e la scala minima è quella europea. Credo che questo implichi due considerazioni. La prima, che anche negli strumenti di contrasto e di repressione dobbiamo saper fare un salto di qualità. Io credo che diventi sempre più attuale e necessaria la realizzazione nel contrasto ai player delle droghe, che sono le mafie, la piena attuazione dell'indicazione contenuta nella Convenzione, nel Trattato di Lisbona, su una procura europea che sia in grado di contrastare effettivamente a livello sovranazionale le mafie. E la seconda indicazione è questa. Nel momento in cui un partner non proprio irrilevante e un alleato non proprio trascurabile sembra cambiare, come la Germania, sembra cambiare profondamente linea su questo fronte,
credo che sia inevitabile che una qualche riflessione la si faccia anche nel nostro Paese, anche perché semplicemente quella scelta determinerà dei riflessi che riguarderanno anche il nostro Paese, lo si voglia o non lo si voglia, nell'ambito di un mercato unico e delle frontiere aperte. Questo insieme di considerazioni mi porta a dire sì, andiamo oltre i pregiudizi, ma andiamo anche oltre le ipocrisie, le ideologie, gli stereotipi, che sono il presupposto fondamentale di quello stigma contro il quale tutti diciamo di voler operare. Grazie. Segue ora l'intervento tramite videomessaggio del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ringrazio moltissimo la Ministra Fabiana Dadone per aver organizzato questa conferenza nazionale sulle dipendenze. La scuola è il luogo in cui bisogna porre attenzione ai nostri ragazzi, bisogna porre attenzione alle nostre ragazze, bisogna capire fin da subito se vi è quel malessere che poi porta ad una dipendenza da una sostanza stupefacente o psicotropa. È il luogo in cui organizzare non soltanto un primo intervento, ma anche quell'accompagnamento lungo che serve a permettere ai ragazzi di non rimanere soli anche nei momenti più difficili. Certamente bisogna sviluppare a tutti i livelli educativi una conoscenza delle problematiche connesse con le dipendenze. Con le dipendenze sicuramente da sostanze stupefacenti, ma anche le nuove dipendenze, dipendenze anche da qualcosa di esterno a cui affidare le proprie fragilità. Il computer, il telefonino, ormai qualsiasi cosa che rompa il cerchio di gesso della solitudine. Per questo la scuola è così importante. È così importante ritrovare la scuola nella sua funzione fondamentale di comunità. Una comunità educante, una comunità di autoeducazione in cui il gruppo ritrova se stesso nella voglia, nella assoluta necessità di non lasciare nessuno su un percorso che possa essere di autoesclusione. Le dipendenze dal cibo, dalla mancanza di cibo, cioè tutti i segnali che vengono mandati di un bisogno di aiuto a cui bisogna dare risposta. Per questo la scuola è importante. La scuola è importante perché deve ritrovare il proprio senso di comunità. Una comunità che ti accompagna nella fase probabilmente più difficile della vita, quella in cui ci si trasforma, quella in cui da bambini si diventa ragazzi, da ragazzi si diventa giovani e da giovani si diventa anche adulti. Certo, certamente, questo lungo periodo, questo lungo tunnel del Covid ha spinto molti a rintanarsi in se stessi, ha spinto molti a dover fare il confronto con se stessi, ha spinto molti anche ad avere quasi timore, la paura di ritrovare gli altri. Beh, questo è il compito necessario che tutti ci dobbiamo dare in questo periodo, uscire dal tunnel. Uscire dai tanti tunnel in cui tutti noi e a volte ciascuno di noi si è infilato. Per questo è importante che in questa conferenza ci siano tante voci. È importante esplorare di questo tema le tante diverse facce, perché alla fine quello che noi dobbiamo fare è ritrovare sostanzialmente i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Certamente questi sono tunnel non neutrali, sono tunnel in cui si sviluppa tutto un sistema malavitoso, si sviluppa tutta una seconda società oscura in cui sicuramente non possiamo in nessuna maniera neanche pensare di lasciare i nostri ragazzi. Vi è quindi la necessità di affrontare questi temi da diversi punti di vista. Il punto di vista dell'accompagnamento prima che tutto questo succeda, il punto di vista dei servizi, che devono essere attivati ad ogni livello per permettere un accompagnamento adeguato, un accompagnamento a ritrovare se stessi, ma anche ad un lavoro come dignità della persona. Il percorso di studi per avere un senso di che cosa si è, di che cosa si può essere, di che cosa si può fare, di come partecipare alla vita collettiva.
Per questo è necessario che vi siano tutte queste diverse voci, le voci di coloro che hanno già attraversato il tunnel e che attraverso i servizi, attraverso le comunità, attraverso le diverse esperienze anche di recupero della propria capacità di dialogo, sono usciti. Coloro che sono ancora nel tunnel e dall'altra parte anche la voce delle diverse persone che debbono avere competenze adeguate per poter essere effettivamente di aiuto. E quindi c'è un tema di formazione, formazione di coloro che specificatamente si dedicano a svolgere l'attività di educatore, le diverse professioni sanitarie connesse con queste, diverse professioni legate anche alla gestione dei rischi di malavita, la gestione di coloro che vivono e operano in tante comunità, la formazione degli insegnanti e di tutto il personale della scuola. Come vedete, è un tema che richiede che tutta la nostra comunità nazionale si attivi, si metta in movimento e abbia il coraggio di affrontare anche le situazioni quando sono le più difficili e le più scabrose. Non bisogna avere paura. Non bisogna avere paura e bisogna soprattutto dire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di non avere paura. Bisogna ripristinare anche questo livello di fiducia. E la fiducia è sicuramente l'antidoto più grosso alle dipendenze. Grazie ancora una volta. C'è una variazione nel programma. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ci ha informato stamattina di essere trattenuto a Roma, quindi non ha potuto raggiungerci qui a Genova. Prende quindi la parola il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anch'io mi associo ai ringraziamenti nei confronti del ministro Dadone per aver avuto il coraggio e la sensibilità di convocare questa conferenza nazionale sulle dipendenze. Non era scontato per molte ragioni. La prima, che ovviamente all'interno del governo ci sono su questo tema sensibilità diverse, e poi il dibattito politico è molto concentrato sulla corsa per mettere a terra le risorse del PNRR, ma sarebbe stato un grave errore nel momento in cui mettiamo al centro il futuro della Next Generation EU dimenticare quello che invece è una problematica che, come ha detto il ministro Orlando, non riguarda solo i giovani, ma certamente riguarda i giovani in modo particolare. Dico con chiarezza che faccio parte di un pensiero, di una corrente culturale che è non solo contraria a qualsiasi forma di legalizzazione di ogni tipo di sostanza stupefacente, ma sono anche convinta che non esista una libertà di drogarsi, ma che l'azione dello Stato possa e debba concentrarsi soltanto sulla liberazione dalla droga. E credo che sia doveroso in questa conferenza ribadire la necessità di un'unità di intenti e il lavoro che svolgono gli enti locali. Quindi un ringraziamento va alle regioni e fa piacere constatare la presenza del presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, l'importanza del ruolo dei comuni, ma anche rivolgere un ringraziamento sentito agli operatori del servizio sanitario pubblico che in questi ultimi due anni hanno dovuto far fronte sicuramente al dramma della pandemia, ma anche evidentemente svolgere un'attività che ha incontrato in questo ambito ostacoli nuovi e imprevisti. E un ringraziamento non può non essere rivolto anche a coloro che sono nella trincea del privato sociale, all'associazionismo, a quel mondo del volontariato che svolge spesso in condizioni difficili e senza particolari aiuti un compito preziosissimo. Prima il ministro degli interni ha giustamente ricordato anche il ruolo delle forze dell'ordine e ha ricordato come purtroppo il sequestro di cocaina abbia raggiunto livelli molto allarmanti.
E questo indica in maniera chiara non solo la nostra capacità di contrastare il traffico di stupefacenti, ma anche la diffusione nel nostro paese di queste sostanze. E noi non possiamo non dimenticare il numero delle vittime, 308 nel 2020, in calo rispetto al 2019, ma un numero veramente impressionante. E io di fronte a queste morti vedo due rischi. Il primo è che ci sia, come accade nei primi anni dell'esplosione della diffusione dell'eroina nel nostro paese, un tentativo di mettere la polvere sotto il tappeto, confinando non solo il tossicodipendente ai margini della società, ma anche l'analisi del fenomeno ai margini del dibattito e dell'intervento pubblico. E il secondo rischio è che, complice un dibattito, quello sul tema della legalizzazione sì, legalizzazione no, si rischi di compromettere l'essenziale informazione sui danni dell'utilizzo di qualsivoglia tipo di sostanza, confondendo in un dibattito che ha accenti ideologici i potenziali fruitori delle campagne di prevenzione e informazione contro ogni dipendenza, che devono cominciare, come diceva il ministro Bianchi, fin dai banchi di scuola. Anche per queste ragioni credo che sia di fondamentale importanza non sprecare questa opportunità e raccogliere l'invito del ministro Dadone ad evitare divisioni, concentrandoci sui mezzi che abbiamo a disposizione per intervenire efficacemente. E credo che dobbiamo raccogliere due esigenze. La prima è quella di aggiornare la normativa di riferimento, visto che oramai si tratta di un testo unico che è vecchio di 30 anni, un periodo in cui il mondo delle dipendenze è profondamente cambiato, e certamente occorrerà tenere conto anche di quelle comportamentali ed estendere tali norme alla prevenzione e al contrasto anche di questi fenomeni. La seconda esigenza è quella di mettere ordine e forse di mettere a sistema il patrimonio di esperienze e di interventi che è stato messo in campo in questi anni dalle regioni, con il concorso dell'associazionismo del terzo settore. E pur nel rispetto di quell'autonomia e di quelle competenze che le regioni hanno e che ha prodotto un ampio spettro di atti legislativi, normativi, di programmazione regionale, occorre però dare coerenza all'intervento dello Stato, ed è un'esigenza, credo, molto sentita anche nel privato sociale, che si trova di fronte nella sua azione quotidiana una diversificazione di trattamento, sia che si affronti l'argomento rette per le comunità, sia che si parli invece di requisiti per gli accreditamenti. E quindi credo che l'esperienza che è stata maturata in questi decenni di lotta alle droghe da parte delle associazioni sia un patrimonio di cui tenere conto in un'ottica di sinergia e di integrazione dei servizi, riconoscendo a quelle esperienze di eccellenza che ci sono un ruolo che non sia così distante come oggi invece è rispetto al servizio pubblico. E ci sono da questo punto di vista anche esperienze regionali nelle quali si è provato a fare qualche passo in avanti. È capitato per esempio in Lombardia, e credo che queste norme, questa capacità di fare un passo avanti debba essere guardata con attenzione da parte dello Stato. Dobbiamo, credo, fare anche uno sforzo corale per trovare le risorse adeguate per approcciare con i mezzi necessari l'attività di prevenzione come quella di cura, rifinanziando il fondo per la lotta alla droga ed adeguando il fondo sanitario destinato alle dipendenze. Spero infine che dalle riflessioni che emergeranno dai tavoli di approfondimento organizzati in vista di questa conferenza risulti con forza l'esigenza di un intervento di presa in carico globale della persona attraverso percorsi terapeutici che puntino ad un completo reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. È il riferimento a quelle politiche attive, a quella riforma delle politiche attive sulle quali il governo sta lavorando e che credo sia un fatto estremamente importante.
Insomma, il nostro obiettivo deve essere quello di un pieno reinserimento delle persone nella società. È un compito complessivo che può e deve intrecciarsi con quello che stiamo facendo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E non a caso una delle missioni fondamentali del piano è rivolta ai giovani, a fornire loro nuove opportunità di vita, di studio e di occupazione. E anche questo un pezzo di una politica complessiva che può dare un contributo significativo alla lotta alle dipendenze, così come sono gli interventi di riqualificazione urbana previsti nel piano. Mi fa piacere che una sessione di queste giornate sia stata dedicata al tema delle nostre città. È spesso infatti nel degrado, nella solitudine delle periferie abbandonate che prospera il mercato della droga. Allora intervenire per ridare dignità ad ogni quartiere delle nostre società e delle nostre città è una tessera importante di un puzzle di interventi più complessivi. C'è quindi moltissimo da fare e credo che lo dobbiamo fare insieme. Stato, regioni, comuni, privato sociale devono saper dialogare, valorizzare le migliori esperienze, le migliori pratiche, mettendo da parte pregiudizi ideologici ed opinioni politiche. La migliore politica contro la droga e le dipendenze è quella che le sconfigge, è quella che restituisce i nostri ragazzi e non solo loro alla pienezza della vita, della salute e della socialità. È un obiettivo per il quale c'è molto da fare e per il quale dobbiamo lottare insieme. Quindi grazie ancora al Ministro Dadone per questa opportunità. Prende ora la parola in videocollegamento il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Buongiorno a tutte e a tutti, autorità presenti, colleghe e colleghi di governo, signore e signori partecipanti a questa importante conferenza. Vorrei innanzitutto ringraziare la collega, la Ministra Dadone, per l'organizzazione di questa importante conferenza, che ha già ben visto 7 tavoli preparatori articolati in così importanti strategici tematiche, che vuole evidenziare quello che riconosciamo essere un trend allarmante che è stato recentemente acuito dalla fase pandemica. Queste giornate innanzitutto enfatizzano la necessità di uno sforzo corale che coinvolga l'intero sistema paese, dalla sanità alla scuola, alla giustizia, alla famiglia, dalla società scientifica, quella civile, dal mondo dello sport e del lavoro. Mi fa piacere peraltro ricordare come siano state avviate significative interlocuzioni con gli uffici della Ministra Dadone, ai quali abbiamo offerto, come Dipartimento per le Politiche della Famiglia, contributi in merito al tavolo Pandemia Disagio Giovanile NIT, che mediante il coinvolgimento di tutte le amministrazioni impegnate nell'attuazione di politiche giovanili è addivenuto all'opportunità di attivare congiuntamente interventi organici e integrati sui territori per la prevenzione e il contrasto al disagio giovanile mediante iniziative tra le altre contro le dipendenze e per il potenziamento degli avamposti educativi. Il Dipartimento per la Famiglia partecipa inoltre al Comitato per la Valutazione dell'Impatto Generazionale delle Politiche Pubbliche, sempre istituito dalla Ministra Dadone, che curerà l'analisi e la verifica sistematica dell'impatto generato dalle politiche pubbliche e dalle misure inerenti alle nuove generazioni, con il fine di offrire dati, informazioni utili per una più efficace azione di governo in materia di coordinamento e di attuazione delle politiche giovanili, ivi incluse quelle connesse ai progetti del PNRR. Il tema di cui ci troviamo a discutere insieme in questa giornata è certamente complesso e per essere aggredito efficacemente richiede il coinvolgimento di tutti gli attori in campo, ciascuno per il proprio ambito di competenza. Il punto di partenza è però comune ed è rappresentato dalla conoscenza del fenomeno, indispensabile per elaborare interventi adeguati e monitorarne l'efficacia. Da questo punto di vista ritengo utile ricordare come sia stato avviato e sia in corso dai primi mesi dell'anno
L'Osservatorio sulle tendenze giovanili, gestito dal Dipartimento per le politiche della famiglia con l'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR. Il progetto, tenuto conto del persistere dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e del conseguente impatto sulle fasce più giovani della società, vuole offrire un quadro sui comportamenti dei giovani alla luce dei condizionamenti sociali e dell'esposizione di contenuti stereotipati e violenti dei mass media e della rete, per arrivare alla identificazione di innovative policy per il contrasto della violenza sociale e della devianza sociale, per la promozione del benessere, delle pari opportunità e per l'inclusione giovanile. Il risultato atteso, fra l'altro, è lo sviluppo nelle bambine, nei bambini, nei ragazzi e nelle ragazze della capacità di creare propri modelli e atti di pensiero e di comportamento per diventare generatori di contenuti e non soggetti passivi di induzioni esterne. Tuttavia lo sforzo più significativo che ho il piacere di ricordare in questa sede oggi con voi è quello relativo all'adozione del 5° Piano Nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, il cosiddetto Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza. È stato un progetto importante che ha portato al completamento del proprio iter dopo aver ricevuto i previsti pareri del Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, della Conferenza Unificata e della Commissione Bicamerale per l'Infanzia, che dovrà ora passare il Consiglio dei Ministri. Il piano, che definisce la strategia di intervento per le future politiche dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese, è frutto di un'attività di programmazione che ha coinvolto tutti i soggetti e gli enti partecipanti all'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza, la società civile, il terzo settore, i soggetti pubblici, quelle amministrazioni centrali, enti pubblici e territori, l'università, la ricerca, gli esperti, un lavoro serrato, condotto, voglio ricordarlo, dall'aprile dello scorso anno, nel periodo tra l'altro più duro dell'emergenza sanitaria. Il piano si articola in 12 obiettivi generali e 31 azioni che si sviluppano su 3 temi centrali: l'educazione, l'equità e l'empowerment. Il 5° piano è uno strumento programmatico con finalità ampie, ma contiene molte azioni destinate a promuovere il benessere fisico e psicologico di bambini e di adolescenti e che, rispetto al tema delle dipendenze oggi in oggetto, hanno importanti risvolti in termini di prevenzione, intercettazione precoce e presa in carico. In termini di prevenzione, il 5° piano tende a rafforzare il ruolo delle comunità educanti e della scuola, quest'ultima intesa quale contesto educante partecipato da insegnanti, alunni e genitori, che offre ai ragazzi spazi e tempi dedicati all'educazione formale e non formale. In tale direzione si muovono 2 delle azioni previste nell'area strategica dell'educazione e che si intitolano Rilanciare la corresponsabilità fra scuole, studenti e famiglie e protocollo operativo per la fruizione di spazi pubblici in orario extrascolastico. Con la medesima finalità, il piano valorizza il ruolo dell'educazione fin dalla primissima infanzia e individua il diritto all'educazione quale diritto che nasce insieme ai bambini e alle bambine. Ma l'intervento certamente più incisivo, che avrà ricadute positive sul benessere dei bambini e degli adolescenti, riguarda il tema della comunità educante affrontato nell'area strategica dell'empowerment. In tale contesto, l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ha approfondito il tema della valorizzazione del ruolo delle comunità educanti e delle reti di solidarietà territoriale, individuando 2 azioni specifiche che si pongono l'obiettivo di sostenere la definizione e il consolidamento della comunità educante sul territorio nazionale. Il 5° piano prevede inoltre interventi che consentono di poter intercettare precocemente situazioni di fragilità e prevenire condizioni di rischio che potrebbero generare situazioni di dipendenze. A tal fine è prevista l'attivazione del servizio di psicologia scolastica a favore non solo degli alunni, ma anche dei docenti e dei familiari e il rafforzamento dei consultori familiari. Rispetto alla presa in carico delle persone di minore età, le azioni individuate dall'Osservatorio indicano il percorso per garantire l'organizzazione di un sistema di servizi di tutela e di cura a favore delle persone di minore età, dotato di organici e di procedure organizzative adeguate e applicabili uniformemente sull'intero territorio nazionale. A tal fine il piano dà avvio ad un'azione di sistema volta a disegnare un sistema pubblico integrato di servizi titolari delle funzioni di accompagnamento, cura, tutela, protezione dell'infanzia, in cui sia effettiva la logica dei diritti della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare,
quelli della non discriminazione e della partecipazione, il cui il supporto alla genitorialità anche in contesti di accoglienza fuori dalla famiglia ne sia una parte costitutiva. Nelle politiche per l'equità sono presenti azioni funzionali all'attuazione di questo obiettivo generale. Cito in particolare l'individuazione dei livelli essenziali per la rete di protezione e inclusione sociale e la costituzione di un tavolo destinato al lavoro permanente sul sistema di protezione e inclusione sociale. Da questi pochi cenni che ho avuto modo di rappresentare in questo mio intervento emergono, ne sono certa, quelle che sono le chiavi di volta per affrontare con successo le sfide che abbiamo davanti e che il governo intende perseguire con concretezza, tenacia, con un approccio integrato e interistituzionale. Una vision e un impegno costante che deve essere garantito da parte certamente della politica e delle istituzioni, ma in una piena collaborazione tra i diversi attori e tutti i livelli di governo e di responsabilità, coinvolgendo in modo attivo innanzitutto i bambini e i ragazzi protagonisti di questo percorso di crescita e di empowerment e tutti i soggetti che agiscono nella loro prossimità e per la loro educazione. Solo così, come sistema paese, come comunità paese e come società, possiamo davvero fare dei passi avanti concreti tutti insieme, non solo nella dinamica di una protezione, di una tutela, di una prevenzione dei disagi dei giovani, ma di una promozione di una loro piena libertà e un loro pieno protagonismo nel tempo che oggi stiamo vivendo e nel futuro che stiamo oggi disegnando. Davvero vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro buon lavoro. Prende ora la parola il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga. Grazie. Grazie Ministro. Anche i miei ringraziamenti non sono formali, soprattutto perché ha deciso di coinvolgere anche i territori, in questo caso le Regioni e le Province Autonome, in questa importante iniziativa che non sto a ribadire, visto che è stato detto più volte, ma da tanti anni non si svolgeva, ma credo che sia importante come segnale, ma soprattutto come lavoro quotidiano che dobbiamo fare insieme per il contrasto alle dipendenze e all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Faccio questa introduzione banale, però per dire che non è scontato il risultato che otterremo. È importante sottolineare che non basta una buona prevenzione, non basta una buona organizzazione, che è necessario migliorare, non basta un'alleanza tra istituzioni, che è comunque fondamentale. Penso che dobbiamo porci con realismo e trasparenza di fronte al modello sociale che abbiamo imposto alle generazioni. Un modello sociale dove il fallimento, dove il sacrificio viene escluso. E se noi ragazzi diciamo che non esiste il sacrificio e non esiste il fallimento, il risultato è l'isolamento, l'individualismo e il ricorso magari a sostanze perché non si accetta quello che fa parte della vita, tra cui la sofferenza. La sofferenza fa parte della vita. Superare le difficoltà fa parte della vita. Fallire fa parte della vita. Per quello dico che non dobbiamo dare scontato che dal punto di vista semplicemente tecnico-operativo si possano risolvere i problemi dell'utilizzo in tutte le generazioni, sia ben chiaro, come è stato detto giustamente prima dal Ministro Orlando, ma dell'utilizzo di sostanze stupefacenti e la caduta dentro le dipendenze. Ed è una sfida che dobbiamo fare tutti insieme. Oggi parliamo come istituzioni, ma non bastano le istituzioni. Quando si affronta il modello sociale che vogliamo proporre ai nostri giovani, io penso a quello che fanno i mezzi di comunicazione. Oggi ce ne sono qui tanti. Scusate se sono così schietto, dopo metterò in discussione soprattutto le istituzioni. Ma quando si propongono dei modelli che sono magari punto di riferimento dei nostri giovani, che ci raccontano quanto è bello utilizzare la droga o che lo fanno abitualmente, non penso che sia un messaggio positivo da lanciare ai nostri giovani. Come d'altro canto credo che le istituzioni si debbano mettere in discussione. È vero che abbiamo tralasciato per tanti anni pensando che magari facendo quello che è previsto
e ci mette in tranquillità dal punto di vista normativo e legale, allora siamo a posto per la prossima campagna elettorale. Ma quello che dobbiamo ottenere nei prossimi 10-20 anni per cercare di ottenere e proporre un modello sociale ai nostri futuri cittadini che possa guardare al bene collettivo. Il concetto che dobbiamo ripercorrere e riprendere è quello del bene comune. Grazie mille. E ora l'intervento dell'autorità garante per l'adolescenza e l'infanzia, Carla Garlatti. Buongiorno, buongiorno a tutte le autorità presenti e buongiorno ai partecipanti sia in presenza che da remoto. Non posso non associarmi ai ringraziamenti alla ministra Fabiana Dadone per avermi invitata, ma soprattutto per aver organizzato questa importante conferenza. E il mio apprezzamento vuole essere rivolto anche all'ausilio e al prezioso apporto che sono stati dati dal capo di gabinetto, il professor Panebianco, e dal capo dipartimento, dottor Siriscalco, per questo grande lavoro effettuato. Chiaramente nell'ottica dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è importante porre l'attenzione sulla persona, è stato detto già da molti, ma è nella mia ottica sull'adolescente, sul ragazzo, perché c'è stato un cambio di passo che non va trascurato. Una volta i ragazzi si ricorrevano alle sostanze stupefacenti per ribellione, come atto di trasgressione. Adesso no, adesso si rivolgono alle sostanze stupefacenti come anestetico, come strumento per sopperire a quel divario tra la realtà virtuale e la realtà e il disagio profondo che vivono. Ha detto bene poco chi mi ha preceduta, il presidente Fedriga, quando ha ricordato che questa lotta, questa necessità di dover emergere non sempre viene retta. La frustrazione può essere combattuta in molti modi. Uno, purtroppo, è questo. Nella relazione annuale al Parlamento che è stata effettuata sullo stato delle tossicodipendenze 2021, ma i dati sono del 2020, effettuata dal Dipartimento per le politiche antidroga, il quadro che emerge mostra un assolutamente allarmante e preoccupante abbassamento dell'età dei ragazzi che ricorrono alle sostanze stupefacenti. È stato ricordato, mi sembra, dal ministro Lamorgese che il 19% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni nel 2020 ha provato almeno una volta delle sostanze psicotrope. E questo non è che con il lockdown qualche cosa sia cambiato, forse è cambiato lo smercio al dettaglio, anche se forme di delivery sono state organizzate, ma sicuramente il mercato si è diversamente organizzato, si è ricorsi al dark web, al deep web, quindi una vendita online. L'autorità garante si muove entro la cornice della normativa della Convenzione ONU. Tra questo un diritto importante, fondamentale, è il diritto alla salute, declinato secondo l'accezione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi non soltanto come assenza di patologie, ma anche come benessere della persona. E nell'ambito di questa del benessere della persona voglio ricordare che la strategia dell'Unione Europea 2024 ha invitato, anzi ha fatto obbligo agli Stati di fare delle azioni di prevenzione, di lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti attraverso quelli che sono i canali più comuni che usano i ragazzi, i canali social. Bene, questa autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in occasione del 26 giugno, che è la giornata mondiale contro la lotta tra gli abusi e il traffico di stupefacenti, ha lanciato la campagna Io dipendo solo da me. È stata una campagna importante perché è stata realizzata insieme ai ragazzi della Consulta. La Consulta è un organismo che è stato istituito presso l'autorità garante, formato da ragazzi tra i 14 e i 17 anni che discutono di vari problemi. È stato sottoposto loro il problema dell'uso delle sostanze stupefacenti. Sono venuti
hanno partecipato due rappresentanti della Polizia di Stato che hanno interagito con i ragazzi e alla fine sono stati loro a coniare questo slogan "Io dipendo solo da me", che è andato sui canali social, proprio perché social, Twitter, Instagram e Facebook sono quelli che loro usano di più. Un uso sano del web. Quello su cui voglio richiamare però la vostra attenzione, che a me ha colpito molto le domande che i ragazzi facevano agli esponenti della polizia, domande dalle quali risultava chiaramente una totale disinformazione per i ragazzi di quelle che sono le conseguenze, non soltanto le conseguenze legali, giuridiche, amministrative, tipo che gli viene tolto il patentino per andare in moto o che vengono avvertiti i loro genitori, eccetera, ma sulle conseguenze alla salute, una totale disinformazione. E anche a questo proposito richiama ancora la Convenzione ONU, in particolare i lavori che vengono effettuati dal Comitato ONU, che col commento numero 14 ha ricordato come sia obbligo per gli Stati, dentro e fuori la scuola, informare i ragazzi sulla salute, sul loro benessere, su ciò che può portare al loro benessere, affinché siano effettuate delle scelte